Oggi avremo due relatori. Vi dicevo prima che Pier Giorgio Caria è la terza volta in un anno che viene a Oristano. C'è stato esattamente in aprile del 2014, in settembre 2014 e oggi. Oggi, eccezionalmente, abbiamo anche Giorgio Bongiovanni, che non veniva a Oristano da quasi 20 anni. Penso che l'ultima data sia stata o 97 o 98, 97. Giorgio Bongiovanni, che arriverà più tardi, quindi verrà introdotto da Pier Giorgio Caria, e fino all'ultimo eravamo in forse se potesse raggiungerci o meno, perché è molto stanco, sta girando tanto, è molto provato, e quindi è di sopra che si sta riposando, ma poi ci raggiungerà più tardi, tra qualche ora. Allora, Giorgio Bongiovanni è qui appunto a Oristano, eccezionalmente, è un mistico stigmatizzato, porta le stimmate da più di 25 anni ormai. Giorgio Bongiovanni, mistico stigmatizzato, è qui a Oristano per noi veramente eccezionalmente. Io l'ho ringraziato tantissimo appena l'ho visto arrivare perché temevo non potesse essere qua oggi. Sì, appunto, è reduce da una trasmissione, non so chi di voi ha seguito questa trasmissione di Rete4 solo 2 giorni fa. È a disposizione, ci racconterà la sua esperienza e soprattutto è a disposizione per rispondere alle vostre domande che farete dopo, quindi ci sarà a conclusione della conferenza uno spazio dedicato alle vostre domande che gestirò io, quindi vi porterò al microfono, voi potrete interrogarlo rispetto alla sua esperienza e rispetto al messaggio che oggi ci porterà. Giorgio Bongiovanni verrà introdotto da Pier Giorgio Caria. Qualcuno di voi, credo già molti qua in questa sala, l'hanno già visto proprio in questa sala, perché è la terza volta che facciamo la conferenza, sempre di quella Mariano IV. Pier Giorgio Caria, che è un ricercatore indipendente, un documentarista, sono anche lui ormai sono tanti anni che gira per il mondo, è sardo di origine, è originario di un paesino qua vicino, di Baratili, ma vive nelle Marche da più di 20 anni. E soprattutto gira il mondo per raccogliere materiale che poi utilizza per conferenze come questa per divulgare un messaggio. Allora, Pier Giorgio Caria ci introdurrà poi la parte di Giorgio Bongiovanni, quindi io passerei, se è pronto, la parola a Pier Giorgio, accogliamolo con un applauso. Prova, sì. Grazie di essere qui. Sono Seo De Boattiri, Barattiti San Pietro. Ho anche il grandissimo piacere che ci sono, oltre ad alcuni familiari qui, una bellissima nipote, mio cognato, mia sorella. Ho dei compaesani che rivedo con piacere dopo tantissimi, veramente tantissimi anni. È passata un'intera vita dall'ultima volta che ci siamo visti, no, Silvestro? Sono accadute tante cose, tante situazioni che non è facile raccontare perché attengono a dei mondi che, perlomeno in apparenza, non fanno parte del nostro quotidiano e sono i mondi cosmici e il mondo divino. Ci sono anche altri amici che mi seguono su Facebook e che vedo e incontro per la prima volta o le primissime volte che incontro. Sicuramente ci sono molti amici che ci seguono in streaming. Oggi abbiamo anche il piacere e l'onore di avere una persona che vive un'esperienza similare a quella di Giorgio, si chiama Giulio Massa. Ciao Giulio, lo saluto, è una persona che vive anche lui l'esperienza delle stimmate. Ci siamo conosciuti per un caso stranissimo qualche giorno fa e adesso si è collegato per ascoltarci oggi. Giorgio Bongiovanni racconta la vita di Cristo. Riflettevo in questi giorni, vedendo tante scene, anche stamattina alla festa di Sant'Efisio a Cagliari, ma anche altre cose che sono successe nei giorni scorsi, come la trasmissione su Rete4, il calcio, l'economia, lo spettacolo, le gare sportive. Noi uomini di questo pianeta abbiamo costruito un mondo chiuso del tutto autoreferenziale. Ci facciamo le medagliette, ce le scambiamo tra noi, ecco tu sei bravo, tu sei il primo, andiamo fieri di cose che appartengono a un mondo bello, ma che dovrebbe avere la sua importanza, che è il mondo delle tradizioni.
Oggi c'era la festa, c'è la festa di Sant'Efisio, quindi ho visto questi bellissimi carri addobbati di tutto punto, uomini e donne con i costumi tradizionali, in memoria di questo santo che fu martirizzato. Eppure tutti i santi giorni, qualsiasi santo venga a ricordarci che la nostra vita è materialista, o qualsiasi Cristo che ci ricordi che oltre al corpo c'è lo spirito, noi continuiamo a martirizzarlo, di fatto. Perché questi personaggi, compreso nostro Signore, hanno rotto la tradizione, hanno rotto degli schemi assodati, soprattutto schemi che attengono a una piramide di potere. Quindi chi ha il potere, ma anche noi popolo, non ci piace che ci rompano gli schemi, che ci mettano, che mettono la nostra vita sotto una luce analitica scomoda, che ci costringe a pensare, che ci spinge magari a considerare un cambiamento che noi non vogliamo fare, perché c'è la tradizione. C'è il vicino di casa che se no chissà cosa pensa. Questo io l'ho vissuto con i miei amici quando iniziai a dedicarmi all'ufologia e a queste tematiche. Qualcuno ha pensato che fossi diventato matto e altre cose. Quindi questo mondo autoreferenziale si autosostiene da solo, ha creato una propria scala di valori, come ho detto, ci diamo i gradi, le etichette, le coppe, tutte cose che creiamo noi. Noi non ci relazioniamo mai con le leggi della natura, non ci relazioniamo mai col mondo divino, non ci relazioniamo mai col mondo cosmico, cioè non cerchiamo un'interazione pratica e concreta con qualcosa di superiore che ha più autorità di quanta ne abbiamo noi di dirci se siamo bravi o meno. Questo fatto non lo viviamo talmente più che oggi siamo in una condizione sociale, umana, ambientale, mondiale di assoluto sfacelo a tutti i livelli, con gravissimi problemi che entrano con sempre più prepotenza nelle nostre vite, soprattutto la crisi economica. Anche stamattina ho saputo di un'amica che è stata licenziata perché la ditta ha chiuso. Quindi dobbiamo considerarlo che questo nostro mondo autoreferenziale, dove noi umani ci scambiamo le medagliette gli uni con gli altri, pezzi di latta, che poi ce le scambiamo ipocritamente, perché è una scala di valori che stabiliscono alla fine i potenti, ma noi, siccome siamo popolo e siamo ignoranti e non conosciamo la tematica del potere, non sappiamo come si sviluppa, non sappiamo come si muove, soggiacciamo passivamente a questa scala di valori, subendone tutte le conseguenze. Quindi quando coloro che stanno in alto nella piramide sociale decidono di darci qualche briciola, noi siamo felici, ma quando non ce la vogliono dare più, noi siamo tristi. Questo vuol dire che non siamo liberi. Anche il denaro, pezzi di carta. Eppure senza questi pezzi di carta, che è un altro valore autoreferenziale costruito dall'uomo, noi moriamo, non ci possiamo curare, non ci possiamo lavare, non possiamo avere una casa, non possiamo fare nulla. È tutto autoreferenziale, tutto ha fatto l'uomo. E oggi noi siamo talmente abituati a questo assurdo, paranoico e stupido mondo che il solo pensare di uscirne, di cambiarlo, ci fa orrore, perché rompe la tradizione, rompe la consuetudine, rompe l'armonia di una società che si è cristallizzata, indurita in questi schemi che ci stanno uccidendo. Perché alla fine dov'è che sta scritto che un Obama, un Rockefeller debba avere più di me o di voi? Scusate, non sono nati anch'essi da ventre di donna? Non si siedono anche loro sulla tazza? Anche sua santità fa i suoi bisognini e non sono blasfemo, è la nostra condizione umana. Ma lui è sua santità perché lo dice lui, noi no, non siamo nessuno, quindi io debbo assistere con le bile che mi esplodono e il fegato che mi pulsa a un pretuccolo, e non lo voglio offendere, ignorante, che dà dell'eretico a Bongiovanni perché dice di parlare con gli extraterrestri.
perché dice di credere nella reincarnazione. Ecco, questo pretuccolo, questo signore, non sa che la reincarnazione è presente nelle scritture, non sa che le scritture parlano della vita nel cosmo, non sa che dentro la sua chiesa, non la nostra chiesa, la sua chiesa, fatta di potere, di omertà, di pedofilia, di corruzione, eccetera, si parla di extraterrestri, assolutamente sì, e se ne parla ad altissimi livelli. Padre Gabriel Funes, direttore della Specola Vaticana, argentino, ha detto: l'extraterrestre è mio fratello. Non ha detto che è eresia credere negli extraterrestri, ha detto che credere negli extraterrestri, negli UFO, è perfettamente compatibile con la condizione del cattolico. Quindi questo signore che si è presentato in TV a sparare bugie o a manifestare la propria ignoranza fa parte di questo mondo autoreferenziali, Paolo Limiti. Ma che ne sa Paolo Limiti di Dio, dei miracoli? Eppure sta lì a fare i sorrisetti perché c'è lo stigmatizzato eretico, e quindi quando lo stigmatizzato eretico cerca di parlare, Paolo Limiti fa quel sorrisino tra lo schifato e lo scandalizzato, come se lui fosse la fonte prima della verità della spiritualità, o uno in grado di stabilire dalla sua posizione di ignorante, cioè di uno che ignora, se quel personaggio abbia o no delle reali ferite di natura misteriosa. È che tutto così. È tutto così. Il problema è che noi lo accettiamo. E il problema che noi lo accettiamo significa che noi non facciamo una bella vita, noi popolo. Siamo soggetti ad una schiavitù di gente che decide della nostra vita come e quando gli pare. Fanno scempio della nostra vita. Ma noi, ripeto, siccome siamo cristallizzati e induriti in questo mondo autoreferenziale, non tolleriamo e reagiamo anche con violenza, a volte fisica persino, quando qualcuno cerca di rompere questi schemi. È quello che è successo a questo signore 2000 anni fa. Gli ha detto la verità sulla faccia, li ha chiamati guide cieche, sepolcri imbiancati, e l'hanno ucciso perché era scomodo, perché diceva la verità. E chi dice la verità in un mondo di cartapesta, falso, ipocrita e autoreferenziale come quello nel quale noi viviamo, è scomodo, dà fastidio, rompe la quotidianità, il quieto vivere, lo stare bene, il torpore della coscienza. No, per favore, non svegliate le nostre coscienze, perché questo potrebbe significare cambiare vita, cambiare valori e chiamare le cose col loro vero nome, quindi chiamare la corruzione delle alte sfere vaticane per col nome: sono corrotti, delinquenti, ladri. Chiamare un certo modo di fare non scienza, come quel pazzo che si è grattato con la siringa le mani, quella è una persona che ha grossi problemi. Bisogna di chiamare le cose col loro nome, perché se io ho un cancro è inutile che mi irrito e mi scandalizzo se il medico me lo dice, e preferirei che mi dicesse che sto bene, al massimo ho l'unghia incarnita, non guarisco e non mi curo. Quindi noi dobbiamo avere la forza di scrollarci di dosso questo mondo autoreferenziale, chiuso. Non comunica, noi non comunichiamo con i mondi superiori, mentre i mondi superiori tentano disperatamente di comunicare con noi. E uno di questi personaggi, che è il tramite di questo disperato tentativo dei mondi superiori di parlare a noi società, ce l'avremo qui oggi con noi e ci parlerà della sua esperienza. Ma lui è un caso, assieme a tanti altri, di mondi che gridano disperatamente all'uomo: svegliatevi, perché state morendo, perché il vostro pianeta sta morendo, perché voi società siete degli zombie che camminano addormentati per le strade e non vi rendete conto assolutamente che della vostra vita, della nostra vita, questa gente ne sta facendo scempio, perché noi delle cose della vita non sappiamo nulla. Delle cose importanti della vita, non sappiamo nulla. Noi non sappiamo come funziona il denaro. Sembra che il denaro nasca sotto i cavoli o compaia per misericordia di Dio nell'etere o nei cavo delle banche. Non è così. Il denaro è un pezzo di carta
come questo giornale, e c'è qualcuno in una tipografia che pigia un bottone e le rotative incominciano a stampare foglietti colorati. Ma noi non sappiamo chi controlla la stampa? Non sappiamo chi gli ha dato il potere di accendere quelle rotative? Non sappiamo chi ha stabilito i parametri per cui nelle nostre tasche ce n'è sempre poco? E se qualcosa incomincia a crescere, si inventano subito qualche legge, qualche tassa per togliercela, quel poco di sovrappiù. Il potere della moneta crolla in continuazione, nonostante soloni presunti della finanza come Mario Monti o Gianni Letta o questo premier non eletto, quindi illegale, che c'è al potere adesso, il gelataio. Sapete quello che mangia gelati, no? Ok. Ci promettono che loro risolveranno il problema, ma scusate, è come se il tumore venisse a dirmi: guarda, ti guarisco io da me stesso. Ma se sono loro che hanno provocato il problema, possono essere loro che lo risolveranno? Ovviamente no, sono bugie, menzogne di un mondo autoreferenziale dove le cose vanno comunque sempre così e lo schema non lo rompe mai nessuno. Perché? Perché non lo rompiamo lo schema? Perché abbiamo paura. Noi viviamo sempre nella paura, abbiamo paura di tutto. Abbiamo paura di uscire dai piccoli limiti che la società ci ha imposto e che noi con grandissima attenzione custodiamo, difendiamo. Guai al primo che osa ribellarsi a questo andazzo di cose, eretico. Bisogna bruciarlo, bisogna eliminarlo perché rompe il quieto vivere. Questa è la realtà della società di questo pianeta da ormai secoli, secoli e secoli. Sono 6.000 anni di storia conosciuta partendo dai Sumeri e noi popolo non ci siamo mai emancipati, siamo sempre stati e continuiamo a essere sotto il tallone di qualcuno. Questa è la drammatica verità della società umana. Mentre mondi superiori, ribadisco, cercano di parlarci. E ci parlano da tanto, anzi è così tanto tempo che il tempo sta finendo. Nel 2005, anno della morte di Papa Giovanni Paolo II, si possono spegnere, Paola, queste tre luci così? È l'anno del compimento della profezia dei tre papi, le profezie. Cosa sono le profezie? Ecco, le profezie sono questo mondo superiore, sovrumano o sovrannaturale, se vogliamo chiamarlo, che cerca di avvisarci per il nostro bene. Ma noi non lo ascoltiamo mai, questo mondo. E i lor signori che hanno i pasti gratis e sono ai posti alti del potere non ce le dicono le cose, perché da questi piani superiori, cosmici e divini, arriva una ferocissima accusa al loro modo di fare e anche al nostro modo di fare. Quindi noi non siamo informati di quanto la profezia ormai da secoli sta anticipando. Io che le studio ormai da decenni queste cose, vi dico che vedo da oltre 20 anni la profezia a tutti i livelli diventare cronaca quotidiana. Quindi sono vere, sono avvisi reali di una situazione che si verificherà a prescindere dalle nostre misere, piccole, umane opinioni. Questa profezia venne data dei tre papi, venne data a San Sebastiano de Garabandali il 20 dicembre del 62. Quel giorno la Madonna confidò a Conchita Gonzales, una delle veggenti, questo segreto, che in realtà era una rivelazione privata, ma si conoscerà perché il 3 giugno del 63, giorno della morte di Papa Giovanni XXIII, il Papa Buono, accade questo dialogo tra Conchita Gonzales e sua madre. Conchita esclama, ascoltando la notizia della morte di Papa Giovanni: ora rimangono solo tre papi. E la madre le chiede: come fai a saperlo? Conchita: me l'ha detto la Madonna. Allora, dice la madre, sta per venire la fine del mondo? E Conchita dice: la Madonna non ha parlato di fine del mondo, ma di fine dei tempi. Questa è una frase
in linguaggio teologico, che si rifà alla profezia dell'Antico Testamento di Daniele. Siamo circa 6 secoli prima di Cristo, quindi quasi 3000 anni fa. E che differenza c'è? Chiede la madre. Questo non lo so, dice la veggente. So solo che mi ha detto che dopo questo Papa ce ne saranno altri 3, poi giungerà la fine dei tempi. I 3 papi ci sono già stati, quindi siamo oggi dentro la fine dei tempi. E questi papi sono stati Paolo VI, Giovanni Paolo II e Papa Wojtyła. La fine dei tempi, quindi, è un periodo che è predetto anche nell'Apocalisse di Giovanni, che inizia, rifacendosi alla profezia di Malachia, con il 111° Papa, che è Benedetto XVI, e si conclude con Petrus Romanus, 112° e ultimo Papa, o comunque ultimo reggente del Vaticano. Quindi la profezia di Garabandal, assieme ad un'altra enorme quantità di profezie, ci dicono che siamo nella fine dei tempi. E cos'è la fine dei tempi? La fine dei tempi non è la fine del mondo, è la fine del tempo della manifestazione di questo piccolo mondo autoreferenziale che sta distruggendo non solo le nostre vite, ma la creazione, cioè l'intero pianeta Terra. Questa è la fine dei tempi. E nella fine dei tempi, Cristo dice, ci sarà la grande tribolazione, cioè un periodo di gravissima sofferenza di tutto il genere umano a causa dei gravissimi errori e delle violazioni alla legge che governa l'universo compiute e perpetrate da questo mondo umano autoreferenziale, che si fa le sue leggi e se le autoconferma, che si fa la sua scala di valori e se l'autoconferma, senza avere mai uno scambio reale non solo con i mondi superiori, ma anche con lo stesso pianeta che ci dà la vita. Noi costruiamo la plastica. Se noi fossimo esseri intelligenti, la plastica, che non viene digerita dal sistema biologico planetario, non la dovremmo costruire. Non abbiamo bisogno della plastica. Potevamo fare un'altra scelta, ma la plastica ci è stata imposta da coloro che con i soldi del petrolio si sono comprati i mezzi di comunicazione e non ci fanno sapere che di plastica se ne può fare tranquillamente a meno. Addirittura le prime industrie automobilistiche come la Ford faceva le prime carrozzerie in fibra derivata dalla canapa. Ed era resistentissima, non si arrugginiva. C'è un filmato dell'epoca dove un signore con una mazza di ferro da 5 kg prende a martellate la carrozzeria di una Ford T, la prima macchina di diffusione massiva prodotta nel mondo. La prende con la mazza da 5 kg e non si rompe la carrozzeria. Invece noi carrozzieri, vernici sintetiche, acidi, inquinamenti, per cosa? Quando avevamo già dai primi del Novecento le fibre di canapa. Ma noi non ne sappiamo niente di tutto questo, perché noi accettiamo passivamente che tutto quello che ci dice la televisione è verità. Invece è il nemico in casa, perché la televisione, essendo in mano ai potenti del mondo, non dice mai la verità. Quindi noi viviamo dentro una scala di valori assolutamente falsa. Veniamo a Fatima. I fatti di Fatima accadono a questi 3 pastorelli, Lucia, Francesco e Giacinta, nel 1917. La Madonna appare a partire dal 13 di maggio fino al 13 di ottobre di quell'anno, 6 apparizioni, ma promise ai vegetali Sì. Promise ai 3 veggenti che lei sarebbe tornata in quel posto 1/7 volta. Ma
Le apparizioni, appunto, terminarono il 13 ottobre del 1917 con il miracolo del sole, a cui assistettero circa 70.000 persone in quella spianata chiamata Cova dei Ria. Adesso è tutto costruito, ci sono stato a settembre dell'anno scorso. Un miracolo di questo sole roteante, multicolore, che asciugò persone bagnate fradice fino ai calzini, quindi dalla testa fino ai calzini, li asciugò in pochissimi minuti, addirittura il terreno che era una poltiglia lì alla Cova dei Ria fu asciugato nei pochi minuti nel quale ci fu questa, tra virgolette, miracolosa manifestazione. Un miracolo a cui credettero persino gli atei. Voglio ricordare che il Portogallo di quel periodo era un Portogallo comunista, di feroci persecuzioni alla fede cristiana e ovviamente anche alle esperienze dei tre pastorelli che dovettero subire svariate angherie dai politici di quella zona. Ora quindi, questa settima apparizione, non è che per caso è questa qui? Sono venuta a chiedervi che veniate qui 6 mesi di seguito, il giorno 13, a questa stessa ora. Poi dirò chi sono e che cosa voglio. Poi tornerò ancora qui una settima volta. Con queste parole, la Santissima Vergine si presentò ai tre pastorelli di Fatima, Lucia, Giacinta e Francesco, il 13 maggio del 1917. È storia conosciuta da tutti che le apparizioni avvennero nei mesi che la Madonna aveva annunciato, cioè da maggio a ottobre, per 6 mesi appunto. Ma la settima apparizione? La Vergine aveva disatteso la sua promessa? Facciamo un salto nel tempo di 72 anni. A Fatima, in Portogallo, è il 2 settembre 1989. È mezzogiorno. Nella piazza adiacente al grande santuario, un giovane italiano di 26 anni, Giorgio Bongiovanni, cade in estasi sotto la grande quercia dove erano avvenute le apparizioni a Lucia, Giacinta e Francesco nel 1917. Giorgio vede uscire da un globo luminoso Miriam, la Madre Celeste, che già dall'aprile di quello stesso anno, in Italia, gli era più volte apparsa chiedendogli di recarsi a Fatima, dove gli avrebbe dato un segno che tutto il mondo avrebbe visto. Il giovane vede partire dal petto della Vergine 2 raggi luminosi che gli colpiscono il palmo delle mani. Dal grande dolore che prova, comprende che si tratta delle stimmate. Con il passare delle ore anche il dorso si squarcia. Si compie così la promessa fatta dalla Vergine nel 1917 ai tre pastorelli. La settima apparizione è avvenuta e la vita di Giorgio Bongiovanni cambia per sempre. Io questo non lo posso dire con certezza, perché la Madonna non mi ha mai rivelato che la mia è la settima apparizione. Però ne deduco che sia così, perché il mio caso è conosciuto in tutto il mondo e io ho insistito nella divulgazione del messaggio di Fatima, che è un messaggio di ammonimento e di speranza per l'umanità. La missione che la Vergine gli affida già gli era stata presentata, in parte, nelle prime apparizioni iniziate nell'aprile del 1989 a Porto Sant'Elpidio, una cittadina della costa adriatica marchigiana. Le mie visioni iniziano a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Ascoli Piceno, tra Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a Mare, 2 paesi legati l'uno all'altro. E queste visioni che io ho della Madonna mi preparano a una missione che io non avevo assolutamente idea che cosa poteva essere, che cosa avrei dovuto fare, soprattutto che cosa avrei dovuto ricevere
La Madonna mi parlava di un segno, un grande segno, di pregare, ma non sapevo che si trattava di questo segno. Sapevo che tutto il mondo l'avrebbe visto. Così mi aveva detto la Madonna, ma non mi aveva detto che questo segno tutto il mondo l'avrebbero visto nel mio corpo. Credo ormai miliardi di persone hanno visto questo segno nel mio corpo attraverso le innumerevoli trasmissioni a livello mondiale nelle quali io ho partecipato personalmente. Il giorno 5 aprile, tra le altre cose, gli aveva detto di essere Miriam, nome ebraico della madre di Gesù, e che era giunto il momento di additare la faccia dell'Anticristo. Nella successiva apparizione del 13 aprile, la Madonna denuncia a chiare parole la manipolazione e l'occultamento dei suoi messaggi. Ascoltami, figliolo, ascoltami. La maggior parte delle apparizioni che io effettuo nel mondo con l'aiuto dei figli della luce sono state manipolate dalla legione di Lucifero, il quale, con i suoi diabolici mezzi, è riuscito a condizionare gli strumenti umani che io avevo scelto per essere la mia voce. E aggiunge ancora: io soffro moltissimo perché vedo la fine prossima dell'umanità. Gesù è pronto, per amore degli eletti, a fare giustizia. Nella settima apparizione di Fatima del 2 settembre 1989, la Santissima Vergine spiega e approfondisce a Giorgio Bongiovanni i punti chiave della missione che gli sta affidando e che è suddivisa in tre punti cardine. La prima parte è incentrata sulla divulgazione del terzo segreto di Fatima, che la Chiesa Cattolica, secondo le disposizioni date dalla Madonna, avrebbe dovuto rivelare nel 1960. La Vergine gli conferma che la cosiddetta versione diplomatica è sostanzialmente corretta e quindi Giorgio avrebbe dovuto diffondere proprio quel testo. La seconda parte della missione, invece, riguarda la rivelazione che il cosmo è abitato e che la visita extraterrestre, implicita nel fenomeno UFO, è un segno degli ultimi tempi, un segno messianico che insieme ad altri anticipa la seconda venuta di Gesù sulla Terra. Nel cosmo, spiega la Madonna, esiste un numero incommensurabile di civiltà che hanno ricevuto la visita del Cristo prima di noi e che hanno accettato la redenzione. Dunque, civiltà che hanno messo in pratica gli insegnamenti del Vangelo e hanno potuto così raggiungere un'evoluzione spirituale e scientifica per noi inimmaginabile. La Madonna dice a Giorgio che anche questa rivelazione è contenuta nel terzo segreto di Fatima. Gli dice che il messaggio scritto di proprio pugno da Suor Lucia contiene 25 righe, tra le quali si legge che nella seconda metà del XX secolo esseri cosmici giungeranno sulla Terra da lontani lidi dell'universo, nel nome di Dio. Questi discorsi legati alla vita nel cosmo non sono una novità per Giorgio, che sin dall'età di 13 anni era stato educato con concetti universali da un uomo che è stato il suo padre spirituale, il contattista Eugenio Siragusa. Nel terzo messaggio di Fatima, conosciuto come segreto, la Madonna parla di scienza, di una grande scoperta, rivoluzionaria, straordinaria, che si lega alla religione, cioè la scienza si lega alla religione, alla spiritualità. E questa scoperta, questa rivelazione sarà il contatto tra gli uomini e gli extraterrestri, cioè civiltà di altri mondi. Quindi l'uomo conoscerà una nuova tecnologia, una nuova scienza e conoscerà dei fratelli, uomini come noi o diversi da noi, più evoluti di noi sicuramente, che hanno conosciuto prima di noi Dio e Gesù Cristo. Questa è una grande rivelazione, diciamo la rivelazione
del segreto di Fatima. E per questo, anche per questo, la mia storia inizia a Fatima. La parte che riguarda la visita extraterrestre è in una frase dove la Madonna dice ai pastorelli e gli uomini incontreranno esseri cosmici, cioè esseri che vengono da altri mondi. È una frase ben precisa che io conosco perché anche io ho ricevuto questo annuncio dai messaggi della Madonna. La rivelazione della Madonna a Giorgio chiarisce definitivamente chi sono coloro che sempre a Fatima nel 1917 furono gli artefici del miracolo del sole e dei tanti altri prodigi che hanno costellato praticamente tutte le manifestazioni divine nella storia dell'umanità. L'unica vera e completa spiegazione che colloca il fenomeno UFO e la visita extraterrestre nei segni escatologici che annunciano, anticipano e accompagneranno la seconda venuta di Gesù Cristo sulla Terra. Gli angeli di ieri, gli extraterrestri di oggi, cioè le legioni di Cristo, che sono parte integrante della sua potenza e della sua gloria. Infine, la terza e ultima parte della missione consiste nell'additare il volto dell'Anticristo, inteso non come un essere che incarna in sé il male, ma come quell'insieme di forze negative che dominano il mondo intero. In questo panorama, le associazioni criminali organizzate e soprattutto Cosa Nostra Siciliana giocano un ruolo cardine. Quest'ultima fase della missione include anche l'annuncio del giudizio finale e della imminente seconda venuta del Cristo. Dopo oltre 20 anni, lo stigmatizzato di Fatima ha quasi terminato la sua missione. Le prime due parti sono state compiute, manca solo l'ultima, che è anche la più pericolosa. E salvo rare eccezioni, sinora l'umanità non ha prestato ascolto al tremendo contenuto dei messaggi della Santa Vergine. C'è ancora un po' di tempo prima che il giudice divino squarci le porte dei cieli e compia la sua millenaria promessa. A quel punto, anche l'ultima speranza avrà raggiunto il suo termine e ognuno raccoglierà in base alla propria semina. Sì, allora in questo breve filmato abbiamo visto riassunte l'esperienza, i fatti che hanno dato il via all'esperienza di Giorgio Bongiovanni, quindi la stigmatizzazione, che è un segno che doveva in qualche modo dare a noi uomini della Terra una tangibile situazione da poter essere presa in esame per capire che realmente il mondo divino ci sta parlando e ci sta annunciando delle cose. Ma la cosa più importante dei segni, quindi anche delle stimmate, è il messaggio che questi segni ci portano. Oggi, ora noi, dalla tradizione religiosa, siamo abituati ai pellegrinaggi a Lourdes, ai pellegrinaggi a Fatima, ai pellegrinaggi a Medjugorje, ma ci dimentichiamo sempre, perché non ci viene mai posto in risalto, che la Madonna è apparsa per darci dei messaggi. Non è apparsa solo per fare le processioni, i pellegrinaggi o le cattedrali. La Madonna eccezionalmente sceglie dei veggenti, cioè degli strumenti umani, per parlare al mondo. Quindi l'essere divino parla al mondo, ma il mondo se ne frega. Altro che mondovisione, come quando c'è la partita di calcio o milioni di telespettatori e se ne parla per giorni, come ad esempio la farfallina di Belen. Appare la madre di Cristo, parla all'umanità e i suoi messaggi vengono taciuti, vengono occultati, perché sono anche i messaggi della Madonna
concetti che rompono la tradizione, che rompono il quieto vivere, che rompono l'andazzo comune del quotidiano di ciascuno di noi. Ma noi questo non lo sappiamo. A noi questo ci disturba, ma non è la stessa cosa per milioni, milioni o miliardi di esseri umani la cui vita è un inferno a causa del nostro benessere. Questo noi lo stesso non lo consideriamo mai. Il nostro benessere si regge sullo sfruttamento, la schiavizzazione, la predazione e l'assassinio di milioni di esseri umani del nostro mondo, perché noi campiamo sulla pelle altrui, noi occidentali, questa è la verità. E questo la legge e Dio ce ne chiederanno conto. Non possiamo fare come gli struzzi e nascondere la testa sotto la sabbia facendo finta che alla fine è sempre andata così. Non è sempre andata così, è andata così da qualche migliaio di anni a questa parte. Ma ci sono state società di giustizia ed equilibrio che i figli di Caino hanno sterminato, perseguitato e fatto sparire dalla faccia della terra. Tutti questi concetti rompono con il quieto vivere e a noi non ci piace che il nostro quieto vivere venga rotto. Il problema è che quando Dio decide di rompere il quieto vivere, lo fa su scala industriale, come ad esempio il diluvio universale. Lì Dio, dalla sera alla mattina, ha rotto il quieto vivere di tutto il mondo di allora e l'ha fatto a pezzi, cioè ha annegato tutti. Perché noi ci dimentichiamo che Dio non è solo amore, ma anche giustizia. Quindi, siccome nessun uomo benestante, nessuna società cosiddetta civile prende le difese dei poveri e dei sofferenti del mondo, lo farà Dio, facendo a pezzi il nostro mondo di menefreghismo, di quotidianità, di tradizioni e di benessere. Lo farà a pezzi. Questo in tutte le profezie. Quindi c'è un grido d'allarme che arriva anche attraverso le ferite dolorosissime di quest'uomo che tra poco ci parlerà, per dire all'umanità: umanità, svegliati, il tempo sta finendo, siamo alla fine dei tempi. Non è facile dire queste parole al pubblico, io lo faccio sia in Italia che all'estero, adesso dalla Sardegna tra pochi giorni partirò per il Messico, sempre per parlare di questi argomenti, per affrontare queste spinose, scottanti e scomode tematiche. Ma il mondo va avanti al di là delle nostre piccole, povere e misere opinioni. Il mondo se ne frega delle nostre opinioni, se ne frega delle nostre tradizioni, se ne frega dei nostri parametri, se ne frega delle nostre coppe, medagliette, stemmi e gerarchie che noi costruiamo etichettandoci tra noi stessi: sei bello, sei bravo, sei il migliore. Non va così la vita. La vita ha delle leggi e purtroppo noi queste leggi le disconosciamo. Dicevo che la trasmissione dell'altra sera su Rete 4 è stato un altro ennesimo esempio dell'aggressione di questo sistema a chi rompe le scatole, a chi rompe gli schemi, a chi porta un segno e un messaggio scomodo. Noi facciamo le feste ai santi, ma continuiamo ad ammazzarli quando entrano nel nostro quotidiano spingendoci a ragionare e a riflettere. Se tornasse Cristo non sarebbe diversa la situazione. Sarebbe messo alla berlina, sarebbe perseguitato, forse rinchiuso in un manicomio e reso inoffensivo. Le cose non cambiano. Noi facciamo sempre le feste del post mortem. Prima li ammazziamo e poi li facciamo eroi, santi e li festeggiamo. Non è cambiata la situazione. Non è stato difeso Paolo Borsellino, non è stato difeso Giovanni Falcone, eppure hanno dato la vita per noi, per un ideale di eguaglianza, di giustizia, di onestà. Adesso stanno per uccidere Annino Di Matteo, manca solo il botto. Non lo stiamo difendendo e lui non lo fa per se stesso, sta bene, ha un bello stipendio, una bella famiglia, per chi lo fa? Lo fa per noi, ma noi società civili abbiamo cose ben più importanti da fare, dobbiamo andare alla festa di Sant'Efisio, dobbiamo uscire alla sera e andare in pizzeria. Noi i santi non li difendiamo quando sono vivi, li festeggiamo quando sono morti, ma non va bene questo. Non è un buon comportamento da cristiani, perché anche 2000 anni fa il popolo di allora Cristo non lo difese. Anzi,
in quella piazza gridò crocifiggi, crocifiggi. Comunque, siccome anche l'occhio vuole la sua parte, voglio farvi vedere, sicuramente molti di voi le hanno già viste, le analisi fatte alle stimmate di Giorgio, che è quel pazzo che hanno portato in trasmissione, con quel tizio con gravi problemi psichiatrici che si ferisce le mani, c'ha cicatrici, uno che odia se stesso, è evidente che si odia e quindi si infligge tutte queste torture. In queste analisi un primario di una clinica italiana analizza, fa un'analisi ispettiva delle ferite di Giorgio, che tra l'altro vorrei ribadire in questa assemblea è diabetico. E voi sapete, e se non lo sapete ve lo dico, in un diabetico ferite così estese sono pericolosissime perché vanno facilmente in cancrena, in quanto nel diabetico il processo di coagulazione del sangue è lentissimo o addirittura quasi inesistente. Quindi ferite così estese molto probabilmente porterebbero Bon Giovanni alla dipartita prematura, perché ferite così non guariscono in uno stigmatizzato. Figuriamoci aprirsi spontaneamente e richiudersi spontaneamente nell'arco di 2 ore. Impossibile. Infatti io, che conosco Giorgio da oltre 26 anni, quindi da prima che avesse le stimmate, e ho viaggiato e girato in lungo e largo il pianeta Terra assieme a lui, e ho assistito tante volte alle analisi dei medici, degli psicologi, persino degli psichiatri, che alzano le mani quando sono onesti, dicono: questo fenomeno è inspiegabile per la scienza, perché ci sono medici, psichiatri e psicologi seri, per fortuna, non sono tutti dei pazzi scatenati come quei due che abbiamo visto l'altra sera. E quindi in queste riprese, tra l'altro, che ho girato io personalmente, quindi non è stata la prima volta e nemmeno l'ultima in cui ho potuto filmare sia le stimmate che le analisi mediche, sono stato anche testimone diretto di tutto quello che è accaduto durante i fatti e ne do testimonianza. Delle ferite che non possiamo considerare piaghe, perché le piaghe hanno tendenza alla guarigione, né ulcere, perché richiederebbe una base patologica, e le ulcere sono quelle che non hanno invece tendenza alla guarigione. Il sangue non ha nessun aroma o odore sgradevole che denoti segni di infezione, del resto sono ferite che dimostrano una assoluta pulizia, a parte il sangue ovviamente che è fuoriuscito di recente, non mostrano segni di pus, di infezione, segni di tumefazione, cioè tutti i segni classici dell'infiammazione che accompagna lo stato infettivo, cosa che rende queste ferite particolarmente strane, se vogliamo dire. Strane perché è una ferita che dura da 20 anni, che sanguina questa maniera ogni giorno e che fornisce ai germi un importante terreno di coltura come appunto il sangue, dovrebbero recare, come prassi, come sarebbe facile trovare in altri casi, dei segni di infiammazione, quindi di infezione. Invece queste sono ferite che hanno le sembianze di ferite sterili. È evidente la sofferenza di Giorgio Bongiovanni, che accompagna
questa esaminazione, questa è priva di ogni commento. Quello che lascia appunto notevolmente impressionati è l'assoluta pulizia a parte sangue della ferita, che non si accompagna a nessun altro segno. Sangue che ho potuto tastare, che per altri versi in altre occasioni è stato esaminato approfonditamente in laboratori di analisi, e che è dello stesso gruppo ed ha le stesse caratteristiche del sangue prelevato dalle vene del signor Bon Giovanni. Quello che resta, a mio avviso, assolutamente inspiegabile è l'assoluta pulizia che dura da 20 anni, e dato che ho avuto modo di vederle già altre volte, devo constatare che non subiscono nel tempo delle alterazioni che ne denotino una evoluzione verso forme di degradazione, di degenerazione organica delle ferite o dei tessuti circostanti. Ecco, questo è quello che il medico dice. Ovviamente la redazione di Rete 4 ha avuto questo filmato, ma se ne sono guardati bene dal mandarlo in onda, invece hanno insinuato di tutto di più, fregandosene deliberatamente delle prove mediche che attestavano che quello che hanno detto quei due ciarlatani che si sono presentati in trasmissione erano solo delle bugie. Quindi è stato un complotto. Ma questo complotto, amici, tutti i giorni è in atto contro di noi, nei telegiornali, negli spettacoli. Quello che ci racconta la TV sono bugie, perché le TV non sono scatole dove dentro c'è Dio che dice la verità. Le TV sono degli strumenti tecnologici gestiti dai potenti del mondo che hanno interessi. E il loro interesse più importante è rubarci la vita, sfruttarci, ingannarci, tosarci, mungerci e anche scarnificarci quando noi non gli serviamo più. Ci mandano noi nelle guerre, non ci vanno loro. Quindi noi dobbiamo stare attenti, perché noi alimentiamo, sosteniamo e ci alleiamo con un sistema che ci odia e ci uccide. Quindi ci dobbiamo ribellare, ma per ribellarci dobbiamo avere nuove conoscenze e una nuova cultura, perché non ci può essere nessuna rivoluzione se non c'è una nuova cultura, nuove conoscenze della vita, anzi la conoscenza della vita, perché noi della vita non sappiamo un fico secco in termini scientifici. Noi non sappiamo cos'è la morte, ad esempio. Abbiamo dei credo. Ma le leggi della vita sono leggi scientifiche, dei credo se ne fregano. Qualche secolo fa tutto il mondo credeva che la Terra fosse piatta, ma il nostro credo, quindi di milioni e milioni di esseri umani, tutti praticamente, la Terra se ne fregava del nostro credo e continuava a essere una sfera che orbita intorno al Sole nello spazio. I nostri credo non contano nulla rispetto alle leggi della vita. Quindi quel prete, quel giovane prete belloccio che ha detto lei è un eretico perché lei crede alla reincarnazione, non sta dicendo nulla. Sta parlando solo di una grande setta a cui lui appartiene, lo dico non nel senso dispregiativo, che si è data anche quel mondo dei valori e dei concetti autoreferenziali. E noi lo chiamiamo fede, religione, ma è autoreferenziale. Il fatto che il prete dica a Bon Giovanni lei è un eretico perché crede nella reincarnazione non sposta di una virgola il fatto che la legge della reincarnazione sia una legge che si attua a prescindere dai nostri credo, cioè noi moriamo e ci reincarniamo in altri corpi. Fortunatamente Dio non ha permesso che dal Vangelo fosse tolta la reincarnazione, quindi c'è la reincarnazione nel Vangelo, ma non ci viene insegnata, ci viene nascosta, eppure Cristo la conferma. Infatti Cristo conferma quello che l'arcangelo Gabriele dice al sacerdote Zaccaria, quando gli dice tu avrai un figlio e in lui sarà lo spirito di Elia e lo chiamerai Giovanni. Quindi l'arcangelo Gabriele dice a Zaccaria che suo figlio Giovanni il Battista era la reincarnazione di Elia che era morto secoli prima, e Cristo lo conferma.
Elia è già venuto e non l'avete riconosciuto, dice il Vangelo. Al che, dice sempre il Vangelo, gli apostoli compresero che parlava del Battista. Quindi se Elia, che era morto, torna nel corpo e nel ventre di una madre e si fa chiamare Giovanni Battista, anzi meglio lo chiamano Giovanni Battista, addirittura lo annuncia l'annunciatore, l'arcangelo Gabriele, vuol dire che la legge della reincarnazione è una verità scientifica della vita, non è un credo. I credo sono per i gonzi, per gli stupidi, per quelli che si ammazzano allo stadio, non sono per le persone sapienti che conoscono la legge. La vita ha leggi, ma noi non le conosciamo, abbiamo la testa imbottita, infarcita di pseudo verità che sono dei credo fondati su cosa? Sulla tradizione della menzogna, sulla tradizione dell'inganno, sulla tradizione del perbenismo, sulla tradizione dell'egoismo, del menefreghismo e così via discorrendo. Ma la storia dei nostri credo se n'è sempre fregata. Dove sta scritto che il nostro credo è meglio di quello degli indù, che sono più di noi, tra l'altro, e loro ci credono alla reincarnazione? Dove sta scritto che noi siamo più belli di loro? Glielo imponiamo a suon di bombe, questo facciamo. Nonostante Dio ci abbia detto non uccidere, e noi uccidiamo. Noi che siamo tra le nazioni più cattoliche del mondo, abbiamo il Vaticano in casa, noi stiamo partecipando a tutte le guerre. Siamo stati in Iraq, siamo stati in Libia, in Afghanistan, in Libano. Noi facciamo le guerre, allora noi non è vero che siamo cristiani, è una menzogna. Noi siamo dei cristiani per tradizione e per facciata, ma non nell'essenza del messaggio che Cristo ci ha portato, il cui cuore dell'insegnamento è ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi noi dobbiamo stare attenti, noi, non dico noi in sala, dico noi umanità, perché Dio è amore e giustizia, ma non come sentimento o credo, come legge. La legge dell'amore è la legge della giustizia, cioè a dire che tutto questo ha totale e perfetta influenza nel mondo delle leggi della creazione. Quindi ha influenza sulla geologia con i terremoti, sulla climatologia con gli uragani e così via discorrendo. Noi dobbiamo smetterla di essere credenti, cioè fans di chiunque cosa ci sembra vero. Noi dobbiamo cercare la verità, la dobbiamo verificare che sia vera una data cosa e non cianciare, chiacchierare e alimentare sempre questo piccolo e misero mondo autoreferenziale fatto di medagliette, ghirlandette, coppette, eccetera, eccetera, eccetera. Perché se no la legge ci potrebbe sorprendere e potrebbe anche non essere piacevole. Ora, siccome le profezie parlano chiaro e ci sono segni evidenti, importanti e terribili anche, perché non è facile essere stigmatizzato. Io Giorgio tante volte l'ho visto personalmente sofferente nel suo letto quando sanguina, non è un peso grave. Quindi solo un motivo di enorme gravità può imporre l'essere più misericordioso che noi conosciamo, che la Santissima Vergine, a infliggere, ma in realtà offre, perché Giorgio ha accettato l'offerta, nel corpo di un uomo una sofferenza così grave, una limitazione fisica così grave, perché quelle stimmate significa che Giorgio non può farsi il bagno al mare, non si può fare la doccia, non può giocare a calcio col figlio, non può fare tantissime cose che per noi sono banali, comuni e quotidiane. Quindi qual è la gravità che sottende a questo segno che parla al mondo, tra l'altro nato in un luogo dove è stata data dalla Santa Vergine la profezia più terribile sul futuro dell'umanità? Quindi questi segni, queste grida sono di allarme. Svegliatevi, ravvedetevi, la situazione è molto pericolosa. E nel momento che questo piccolo castello di carte fatto appunto di tradizioni e di valori autoreferenziali dovesse essere brutalmente fatto a pezzi dalla giustizia di Dio, noi ci rimarremo molto male, perché Cristo ci ha detto: voi non vi dovete preoccupare di chi vi può togliere il corpo, voi vi dovete preoccupare di chi ha potere sul vostro spirito. Ma noi ce lo siamo dimenticati di essere spirito, noi pensiamo di essere il corpo, eppure il corpo muore. Non è importante sapere, una volta che il corpo muore, qual è il destino nostro.
è il nulla eterno, è l'eterno riposo, che è una preghiera, che è una bestemmia alla giustizia di Dio, o in realtà ci ritroviamo più vivi di prima, solo fregati e buggerati perché abbiamo infarcito la nostra vita di pseudo conoscenze, pseudo verità e credo che nulla avevano a che vedere con la realtà? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre. Cioè, qual è la verità della vita dell'uomo? Qual è la verità della morte dell'uomo? Perché tutti noi, amici, tutti noi moriamo. Tra 200 anni tutti i 7 miliardi di esseri umani di questo pianeta saremo tutti morti, non ce ne sarà manco uno vivo. Quindi è importante che noi ci diamo risposte al di là dei credo e delle nostre piccole verità che in realtà sono delle illusioni. È importante soprattutto quando ci sono segni che la nostra scienza, come così dice il medico, non riesco a spiegarlo. Va oltre la nostra capacità di comprensione. Uno degli aspetti importanti della missione di Giorgio, come avete ascoltato prima nel documentario, è il fatto che la visita extraterrestre, gli UFO, per cui tante volte abbiamo sogghignato ascoltando di qualcuno che diceva di crederci, ma se, scusate, l'UFO, visto che è una parola, un acronimo, in inglese, unidentified flying object, cioè oggetto volante non identificato, ed è un termine militare, non l'hanno coniato gli ufologi. Gli ufologi, fino a che il capitano Edward Rappelt, comandante del progetto Blue Book, non decise di coniare questo termine, tutti li chiamavano dischi volanti o piatti volanti. Invece questo capitano, giovane tra l'altro, disse: ma non è molto elegante che in un rapporto militare si usi il termine piatto volante. Un pilota dell'US Air Force ha visto un piatto volante che era al ristorante, il cuoco gliel'ha tirato, non era elegante. E quindi disse: dobbiamo creare un nome, un termine tecnico per questi oggetti. E allora gli ha dato questo nome, Unidentified Flying Object, oggetto volante non identificato. Ma se un militare mi dice che ci sono degli oggetti che volano, gli oggetti sono oggettivi, quindi tutto ciò che è oggettivo non è nell'ambito dei credo, ma è nell'ambito della scienza, perché ricade sotto l'ambito dei nostri cinque sensi. Quindi se i nostri cinque sensi percepiscono, perlomeno la vista, che l'oggetto strano vola, l'UFO non è argomento di credo, è argomento di scienza. Eppure tutti noi a ridere come cretini e imbecilli, pensando che noi siamo furbi perché non crediamo agli UFO. Ma gli UFO non bisogna crederci o non crederci, bisogna studiare, perché è argomento di scienza. Ma il potere non vuole che noi ci avviciniamo a questa conoscenza, perché se noi conoscessimo chi sono, perché vengono e cosa vogliono, forse romperemo questo piccolo mondo di cartapesta dove lor signori che hanno il pasto gratis ci sfruttano, ci usano e ci ammazzano allegramente col nostro consenso. Quindi gli UFO sono qui. Io studio il tema da più di 20 anni, sono stato in luoghi assurdi, persino in basi militari ex sovietiche, basi nucleari, a discettare con i militari e anche con agenti segreti di questa realtà che loro conoscono benissimo e lo ammettono. Il perché non rivelano? Non rivelano perché cambierebbe il sistema, non l'oggetto. La filosofia di vita di questa gente che viene da altri mondi fa a pezzi il sistema, perché è una filosofia basata su concetti evangelici, ma non di credo, di legge, cioè la legge della giustizia, la legge del tutto a tutti, cioè tutti hanno diritto a tutto ciò che il pianeta offre, nessuno ha più diritto degli altri di avere ciò che il pianeta offre. Questo è il loro sistema sociale. Ora, in un sistema come il nostro, dove i ruffiani, le prostitute, i ricaccioni, gli assassini governano, è ovvio che un sistema di giustizia non fa piacere che venga conosciuto, soprattutto perché è un sistema molto potente, perché le macchine stellari che costruiscono questi esseri che ci visitano sono macchine molto potenti, ma fanno una cosa che il potere non comprende: non ci invadono, non ci attaccano
e non impongono la loro democrazia così come facciamo noi, osservano, sollecitano e immettono nel sistema culturale del nostro mondo materiale videofotografico e conoscenza di chi sono loro, del perché vengono e che cosa vogliono dalla società terrestre. Spiegano tutto gli extraterrestri, ma noi non ne sappiamo nulla. Io fortunatamente ho avuto come maestro di vita e scuola di pensiero lo stesso maestro che ha avuto Giorgio Bongiovanni, cioè questo contattista siciliano Eugenio Siragusa, che mi ha spiegato un sacco di cose. Quindi oggi, siccome vivo nella mia esperienza di vita l'importanza di questa conoscenza, ho messo in un server esterno una ventina di libri con i messaggi di questi esseri, anche i messaggi che Giorgio ha ricevuto da Cristo, dalla Santa Vergine, che parlano dell'urgenza del cambiamento in questo tempo. Quindi li offro gratuitamente, basta che mi scrivete a una di queste mail, io vi invio il link, assieme ad altri link che servono per rimanere in contatto, dove voi potete, se volete, se ci avete voglia, se vi interessa, iniziare questo straordinario e fantastico approccio con la cultura extraterrestre. Perché gli extraterrestri sono i piloti di questi mezzi, sono quelli che li costruiscono, hanno le loro fabbriche nei loro mondi, hanno le loro linee di gerarchia e di comando, per cui hanno deciso di fare un enorme sforzo tecnologico per mandare a noi i loro mezzi per aiutarci in un momento storico pericolosissimo dove la tensione tra le maggiori potenze del mondo potrebbe sfociare in una guerra nucleare. Ci siamo andati vicini qualche giorno fa, ma non ce l'ha detto nessuno. I russi, per una svista, ma non sembra una svista, sono venuti a sapere di un piano d'attacco improvviso atomico per distruggere Mosca e uccidere Putin. È stato scoperto perché il traffico dati che è partito dal Texas è stato dirottato, non si sa bene da chi e come, su una rete scoperta, quindi non criptata, è stato dirottato e prima di arrivare in Inghilterra, dove era diretto, ha transitato per le reti network dell'Ucraina, dove i servizi segreti russi l'hanno intercettato e Putin, se vi ricordate, è sparito per 10 giorni, non si sapeva dove stesse. L'avevano portato via i servizi segreti perché temevano, grazie a questa intercettazione, che dal Regno Unito partisse un attacco nucleare improvviso a Mosca. Putin ricompare e lancia un'operazione militare che ha coinvolto 220 mezzi aerei e 80.000 soldati nei mari artici. Ma quella non è un'esercitazione, quella è una forza di invasione. No, non c'entra niente, la sacca di Balsevo riguarda la guerra in Ucraina. No, 80.000 uomini nell'Artico, non nella sacca di Balsevo, che c'entra? Sacca di Balsevo, niente, poi l'hanno sistemata con la storia tra la Merkel e Hollande. No, si è rischiata la guerra atomica. Negli Stati Uniti contemporaneamente viene destituito questo alto ufficiale, una signora, si chiama Heather Cole, perché, non dice il dispaccio militare, non era più affidabile dati gli elevati standard del ruolo che ricopriva. E qual era il ruolo che ricopriva questo ufficiale donna? Aveva in mano i codici di lanci nucleari. Quindi è molto probabile che la signora Heather Cole avesse ricevuto l'ordine di attaccare e lei si sia rifiutata. Dice no, mi dispiace, ma la responsabilità della distruzione dell'intero genere umano non la voglio. E l'hanno destituita. Quindi siamo seduti su una pentola che sta per esplodere. Ora capisco anche che da qui, dalla nostra bellissima terra, è molto difficile accorgersi di tutto questo. Purtroppo la storia va avanti, anche a prescindere dai sardi, anche a prescindere da Baratti San Pietro, anche a prescindere da Oristano. La storia sta andando avanti e la storia di oggi è che il sistema capitalista è crollato. La storia di oggi è che il primo mondo che ha potere nell'economia è il mondo della Russia e dell'Asia. La storia di oggi è che gli Stati Uniti d'America sono lo Stato più fallito del mondo con gravissimi problemi interni. Questa è la storia di oggi,
ma noi non la conosciamo perché non ce la racconta quasi nessuno. Noi ascoltiamo i vari Bruno Vespa, i vari imbonitori televisivi che ci raccontano menzogne in continuazione. Quindi ci dobbiamo svegliare. Dobbiamo cercare la verità. Ma ce lo dicono i potenti. Guardate cosa disse Edgar Hoover, che è quello che si è inventato l'FBI e che l'ha diretta per tutta la vita, perché lui spiava tutti ed era in grado di distruggere qualsiasi carriera, per cui nessuno osava toccarla. Aveva fascicoli su tutti gli uomini più potenti d'America. L'individuo viene menomato dall'impatto di una cospirazione talmente mostruosa da rendergli impossibile ammetterne l'esistenza. E lui lo sapeva bene di questa cospirazione. Giovanni Falcone la chiamava il grande gioco e gli artefici di questa cospirazione li chiamava menti raffinatissime e sono quelli che hanno in mano la produzione del denaro. Rifletteteci un attimo, amici. Chi produce il denaro si può finanziare qualsiasi cosa perché pigia il bottone e le rotative vanno. Non devono spaccarsi la schiena come facciamo noi per avere 4 biglietti stracciati in tasca. Loro se lo stampano il denaro. Quindi si possono finanziare tutto. Infatti si sono finanziati il colpo di Stato che ha messo nelle loro mani l'intero pianeta e ci fanno dell'intero pianeta quello che vogliono loro. L'80% della ricchezza mondiale è in mano a pochissime persone, sono circa 300 persone. 300 persone, quindi più o meno il numero di passeggeri di un normale aereo di linea, ha in mano il 42% della ricchezza mondiale. Sapete quant'è la quantità di ricchezza che si distribuisce al resto del mondo? Il 6% del totale. Ma che se ne fanno di tutto questo? Niente. Loro godono nel dominare, godono nello schiacciare, godono nel sentirsi dei rispetto a noi e i nostri figli. Sapete come li chiamano a quei livelli? Li chiamano cuccioli di animale. Noi per loro siamo bestie d'allevamento. Questa è la verità. Per questo ci ammazzano e ci fanno morire come cani. Con i vaccini avvelenati, con l'alimentazione inquinata, con la distruzione dell'ambiente, con le epidemie costruite in laboratorio, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, quindi, in questo panorama, la visita extraterrestre ha una enorme importanza perché è un potere contro il potere di questo mondo, è un potere a favore del popolo ed è un potere, fortunatamente, molto più potente di quanto lo sia il potere di questo mondo. Ci sono sedie in giro, se volete. Ora voglio farvi vedere, c'è qui un amico in sala, Stefano, ti alzi un attimo, vieni qui. Ora, siccome sin dai primi anni della nascita dell'ufologia moderna questi esseri hanno chiesto alle varie nazioni attraverso normali canali diplomatici l'autorizzazione al contatto, ma gli è stata negata. Io ho intervistato l'anno scorso la pronipote del presidente americano Eisenhower e mi ha confermato: a casa tutti noi sappiamo che il nostro bisnonno ebbe a che fare con gli extraterrestri. Quindi i potenti del mondo non vogliono che loro atterrano, non vogliono che loro parlano al mondo e siccome loro rispettano le leggi della creazione, la prima legge che rispettano è il libero arbitrio. Loro non impongono violentemente, con la loro superiorità tecnologica, il loro concetto di vita. Quindi, siccome i poteri del mondo che hanno in mano tutti i mezzi di informazione negano questa conoscenza a noi popolo, loro scelgono delle persone come Stefano, cioè dei terrestri, l'altro è Fabrizio Mollicone, un altro ragazzo che vive l'esperienza di filmare questi oggetti, scelgono dei terrestri, persone buone, brave, disponibili a rendersi strumento di immissione nel circuito mediatico di filmati e foto della loro presenza. Facciamo vedere, Stefano, uno dei tuoi filmati, intanto se ti vuoi presentare al pubblico oristanese. Vieni su. C'è? Sì.
Sì, no, io sono 5 anni che filmo questi oggetti, sono stato praticamente coinvolto da queste manifestazioni e mi sono attrezzato con videocamere e macchine fotografiche perché non usavo nessun tipo di strumento e mi capitava spesso e volentieri di uscire e vedere queste sfere di luce che passavano, solcavano il cielo, quindi perché non divulgare, filmare, registrare e diffondere questa comunicazione praticamente che è niente. Tu sei di? Di Capoterra, io vivo a Capoterra. Ecco, ci spieghi, facciamo vedere questo filmato, Stefano. Questo mi è capitato l'anno scorso alle 17.10, ero su in terrazza che monitoravo il cielo con... Questo cos'è? Questo è un aereo di linea dell'Alitalia, io vivo vicino all'aeroporto di Elmas, era appena partito e ho deciso di seguirlo con la macchina fotografica ed un super telezoom. Vicino quanto, Stefano? Quanti chilometri? Una decina di chilometri in linea d'aria da Capoterra. Niente, stavo seguendo praticamente questo aereo e dopodiché a un certo punto l'aereo scompare in mezzo alle nuvole e di fronte a questo aereo passano questi due oggetti che poi facendo dei frame questi sono uccelli, questi sono scuole. Uccelli, ho capito che erano due dischi perché qui inizialmente si vedono con la loro luminosità, poi a fine filmato scendono in virata verso giù e si perdono la luminosità e si vede lo scafo dell'oggetto. Sembrano oggetti abbastanza grandi perché qua siamo sui 20 km di distanza con un ripreso con 2600 mm, quindi insomma erano abbastanza distanti e quindi insomma qui hanno interagito fra di loro e ad un certo punto hanno virato e sono scesi verso il basso e ho perso l'inquadratura, sono spariti. Cosa provi Stefano quando ti trovi di fronte? Questo avvistamento è stato molto forte perché in pieno giorno filmare due dischi così non è da tutti i giorni, diciamo, è stata un'emozione fortissima, infatti si sentono anche i commenti su YouTube che non ho eliminato, ero abbastanza elettrizzato diciamo. Questo è un filmato che hai elaborato tu? Questo è l'originale praticamente, ce n'è un altro che è ingrandito, se non ricordo, sì, questo non è ingrandito. Fantastico. Ecco, si è sentita la voce tua Stefano. E fantastico. Poi dopo questo avvistamento, il giorno dopo mi hanno cercato i giornalisti di Unione Sarda, è stato divulgato ampiamente. Ecco, vedete, diventano materiale gli oggetti, vedete? Assumono... Sì, come hanno virato sono scesi verso il basso e si vedono un po' qui li hai gli persi. Scafi senza luminosità. Va bene, ti ringrazio Stefano. È stato un piacere, grazie a te. Ecco, Stefano assieme alla sua compagna Paola vivono questa bellissima esperienza, ma ce ne sono tanti altri. Quindi dobbiamo riflettere profondamente sul valore del cristianesimo e dei segni che da quel mondo che governa la materia e le nostre vite e il nostro spirito ci chiama dicendoci svegliatevi perché manca poco. Vi faccio vedere l'ultimo segno che è accaduto a Fatima a settembre dell'anno scorso, dove siamo stati con Giorgio perché è uscito un libro biografico, si chiama, com'è che si chiama? Chi me lo ricorda? Un cammino sotto lo sguardo di Maria. Lo trovate nelle librerie o lo potete ordinare su internet, dove c'è una tremenda profezia di Suor Lucia di Fatima che chiude l'epopea del terzo segreto di Fatima e riguarda il sesto sigillo dell'Apocalisse di Giovanni, che è lo spostamento dell'asse fisico del pianeta Terra con un terremoto, tsunami che coinvolgeranno tutto il mondo, una terribile deriva dei continenti. Siamo stati lì, abbiamo intervistato la suora che ha scritto il libro, ci ha confermato tutto, compresa questa tremenda profezia. Questo è accaduto il 2 di settembre, il 3 di settembre è accaduto questo. Thank you.
Inviterei Giorgio, se c'è, non è ancora sceso. La cosa più importante, amici, che ci è stata rubata è la nostra eternità. Siamo tutti figli di Dio e siamo tutti uguali, tutti abbiamo diritto al nostro pane, al nostro pesce e al nostro bicchiere d'acqua. Non è giusto accettare che un gruppo di criminali d'alto livello internazionale abbiano fatto scempio delle nostre vite e del pianeta che viviamo. Ci hanno scippato, rubato la nostra eternità, noi siamo eterni. Purtroppo la nostra evoluzione è ancora allo stato larvale, siamo ancora più bestie che animali, quindi le nostre società vivono secondo le leggi della giungla, non vivono secondo le leggi delle umanità. Noi chiamiamo azione umanitaria qualsiasi azione di solidarietà, quindi siccome noi non viviamo in modo solidario, noi non siamo umani, noi siamo belve. Noi siamo delle belve feroci che si scannano e si ammazzano l'uno con l'altro. Il quinto comandamento dice non uccidere. Noi uccidiamo su scala industriale, soprattutto noi occidentali, noi italiani. Noi uccidiamo, è un fatto terribile se voi ci pensate. Noi ci arroghiamo il diritto di togliere della vita ad altri esseri umani come noi. È un peccato molto grave, eppure accettiamo come dato di fatto che il signor D'Alema firmi l'autorizzazione a bombardare i fratelli kosovari, che il signor Renzi firmi l'autorizzazione alle missioni in Libia, che il signor Berlusconi firmi l'autorizzazione alle missioni in Iraq. Noi accettiamo tutto questo, quindi noi uccidiamo, anche noi popolo uccidiamo. Noi siamo complici perché accettiamo questo stato di cose. L'Italia è tra i primissimi produttori di armi, per questo siamo una delle 7 nazioni più potenti del mondo. Ci sono migliaia e migliaia di bravissimi capi di famiglia, di bravissime madri di famiglia che lavorano nell'industria bellica, che producono mine giocattolo che poi sventrano, mutilano un numero enorme di bambini dei paesi poveri. Noi siamo complici. La legge se ne frega dei credo, la legge se ne frega delle opinioni, la legge è legge ed è scienza, non è credo. La religione, quella vera, è scienza. È la scienza sacra, perché la cosa più sacra che c'è nella creazione è lo spirito intelligenza, cioè noi. Noi siamo spirito intelligenza. Quindi la scienza che spiega le leggi scientifiche che governano l'evoluzione di noi, spirito e intelligenza, è la scienza più sacra. Ma è una scienza, non è un credo. I credo sono per gli idioti, i credo sono per quelli che non pensano, i credo sono per i tiepidi, perché ti mettono a posto la coscienza. Invece Cristo è scomodo, Cristo chiama l'azione, Cristo mette il dito nella piaga. E gli dice a quei preti, cardinali, vescovi e papi di allora, gli dice, siete come sepolcri imbiancati. Vi faccio un esempio. Nel mondo non c'è pace, ci sono decine e decine di guerre. Un'industria, per essere florida, deve vendere il suo prodotto, giusto? Se no fallisce. Ora, visto che noi siamo potenti grazie all'industria bellica, noi le armi le dobbiamo vendere, perché se non vendono le armi, se le armi non vengono usate, l'industria bellica fallisce. Allora perché Sua Santità, tutti quei bravi uomini che siedono vestiti di porpora, con grandi croci d'oro, con le panze così, perché non dicono una cosa ovvia, che nel mondo c'è la guerra perché l'industria bellica le fomenta e le provoca a tutti i livelli? Loro dicono banalità, dicono figlioli, abbiamo bisogno di pace, grazie che me l'hai detto, non l'avevo capito, eccetera, eccetera. Ecco Giorgio, ciao, intrattenevo il pubblico con le mie fesserie, aspettando il matatore, prego, accomodati, pubblico di Oristano, dopo 20 anni ti rivede. Questo è per Jaime, l'abbiamo comprato, questo c'è l'articolo dove c'è anche il tuo nome. Esce qui, in Italia? Sì, sì, è la rivista del Kuhn. Ma la regali, no? Sì.
Buonasera. Buonasera a tutti. Sì. Ha già detto tutto Pier, no? Beh, il pezzo forte l'ho lasciato a te, sei tu che devi parlare di Cristo. Io l'ho solo presentato mentre grida come un pazzo, razza di vipere. Vi ringrazio e ringrazio dell'invito a Paola e a tutti i suoi... Paola, bravissima. Tutto merito suo. Saluto tutti gli amici della Sardegna che non vedo da un po' di tempo e saluto anche, mi sembra, su internet per streaming ci sono delle persone là. Ciao. Allora, io sono disponibile a rispondere alle vostre domande. Penso che Pier Giorgio vi ha fatto vedere e vi ha parlato di tantissime cose, compreso la mia esperienza. Allora sono qua per soddisfare, spero, rispondere alle domande che voi, le curiosità o gli approfondimenti, quello che mi sento di dire alcuni minuti senza annoiarvi. E parto dalla fine. Alla fine, ricalcando un po' le frasi finali che ho detto l'altro giorno, per quel poco che sono riuscito a dire, che mi hanno fatto dire in una trasmissione televisiva, è difficile nel 2015, nell'era dei voli spaziali, della tecnologia, di internet, dei cellulari e di tutta questa grande tecnologia, frenesia materiale, corsa all'economia, alla sopravvivenza, in un mondo dove non riusciamo più nemmeno a respirare, dove tutto è veloce e anche violento. È difficile credere a una persona che si presenta, una persona comune. Io sono un cittadino come voi, sono un giornalista, ma quanti giornalisti ci sono nel mondo? A migliaia. Prima ero imprenditore, ma quanti imprenditori ci sono? A migliaia, non sono niente di che. Una persona comunque onesta, comune, che a un certo punto dal niente si presenta al pubblico con dei segni e dice di aver visto Gesù Cristo. Insomma, poi anche in un mondo dove ci sono tantissime speculazioni, no? Cioè, casi falsi, quanti casi falsi hai incontrato tu? A centinaia. Quindi uno che si presenta magari in una sala così piena, in un'isola bellissima come la Sardegna, sorella della mia Sicilia, dove io sono nato, gente onesta, voi non siete né ricchi né potenti, quindi vedete una persona che ha dei segni e dice ho visto Gesù Cristo. È difficile, io ho detto questo in quella trasmissione un po' sui generis. Un po' pazzioso. Sì. Che io, se fossi uno di voi, stenterei a credere a questo Giorgio Bongiovanni che vi dice ho visto Gesù, non per pregiudizio, ma in un mondo nel 2015 fatto in questo modo è difficilissimo. Quindi, essendo difficile credere subito a chi racconta una storia come la mia, che è incredibile, insomma, io racconto che ho segni nel corpo, io racconto che ho visto fisicamente Gesù, che ho mangiato con lui, racconto che l'ho visto scendere dal tetto, racconto di aver visto astronavi, racconto di aver visto la Madonna, racconto di aver
di essere stato miracolato a Fatima, insomma una storia incredibile, è difficile crederla, quindi io capisco il rispetto. Chiunque di voi mi dice, sai, io non ti credo, oppure stento a crederti, quindi che cosa deve fare oggi una persona, noi cosa dobbiamo fare nel momento in cui si presenta di fronte una qualsiasi persona e ci racconta di aver visto la Madonna Gesù? Intanto non avere pregiudizi, non credere subito, però non avere pregiudizi e vedere eventualmente se questa persona insiste, se questa persona si è fatta analizzare, se questa persona nel tempo è coerente. Io sono 26 anni che vivo questa esperienza tutti i giorni, 26 anni, ero un bambino, un ragazzino, avevo l'età, ero ancora più piccolo dell'età attuale di mio figlio, che ha quasi 30 anni, e io ne avevo 26, adesso ne ho il doppio, 52. Che cosa faccio, facciamo? Vedo se fa delle opere, se è coerente, come vive, investigo la sua vita, ho diritto di investigare la sua vita, come vive, dove vive, se ha soldi, se è ricco, se guadagna soldi con questa storia, se ha una vita strampalata, ha diritto ad avere delle debolezze, dei peccati, perché nessuno è perfetto, chi pensa di essere santo e perfetto, lì c'è da dubitare fortemente, che riconosce di essere un uomo che ha i suoi difetti e le sue debolezze, però che al di là dei difetti o delle debolezze che noi cristiani cattolici chiamiamo peccati, deve essere una persona minimo onesta, minimo, e poi vedere se concretamente è attivo nella società. Parla di Cristo, quindi cosa fa Cristo? Oggi si parla della vita di Cristo in questa conferenza. Se io dichiaro di aver visto Gesù o la Madonna con delle visioni paranormali, inspiegabili, o addirittura, come è accaduto, così io dichiaro di aver visto Gesù come le sto vedendo voi alcune volte, devo avere un comportamento o una linea di vita, se non uguale, identica a Cristo, perché Cristo è irraggiungibile per chi ha letto il Vangelo, non si può mai essere come Cristo, però imitare e seguire il suo cammino. Se lui ha detto ama il prossimo, chi dichiara come me di aver visto Gesù deve sforzarsi di amare il prossimo, di essere amico dei deboli, degli innocenti, dei poveri, di essere nemico dei potenti, perché Cristo era nemico dei potenti, non era amico dei potenti, e di parlare del regno di Dio, del Vangelo, e di seguire la Chiesa. Mi viene rimproverato che io non seguo la Chiesa, ma io seguo la Chiesa di Cristo così come c'è scritto nel Vangelo. Poi se vedo che gli uomini di Chiesa, o addirittura i nostri rappresentanti della Chiesa, che sono i sacerdoti, si comportano male, io non è che posso stare zitto, perché nel Vangelo c'era un tizio che è santo, che è San Giovanni Battista, che non si stava zitto di fronte ai preti, ai sacerdoti, a chiunque era incoerente. Quindi io rispondo alle vostre domande, anche le più provocatorie, non mi offendo, perché capisco che oggi, nel 2015, a Oristano si presenta un personaggio e dice ho visto Gesù, insomma uno ci va con i piedi di piombo. Però nello stesso tempo vi voglio dire un'altra cosa. Perché non è possibile? Perché non credere a uno che oggi si presenta e dice ho visto Gesù? Perché Gesù è morto? È scomparso? Non si fa vedere? Sì, non si fa vedere. Ma è scomparso? No, non è scomparso. È morto? No. Oppure sì, è morto ma è risorto. È asceso persino al cielo e ha detto ritornerò, ritornerò. Se nei Vangeli, tutti e quattro i Vangeli, più l'Apocalisse,
è costellata e ogni, in moltissimi passi, non lo so, una ventina di volte sarà, anche di più, viene detto: io ritornerò, io il figlio dell'uomo ritornerà, e ritornerò per instaurare sulla terra il regno di Dio, e ritornerò per il giudizio universale, e in quel tempo, quando ci saranno guerre, rumor di guerre, fame, pestilenze, insomma il mondo di oggi, io mi farò vedere, io ritornerò. Quindi se noi siamo cristiani, attenzione, ovviamente dobbiamo essere cristiani, perché se qualcuno di voi mi dice: alti, io sono laico, quindi io non solo non ti credo, ma non contemplo il cristianesimo, io mi inchino e dico: va bene, rispettiamoci, facciamo delle opere in comune e ognuno si tiene la sua teologia. Ma se voi siete dei cristiani qui presenti, cattolici, che mi ascoltate, la stessa domanda che vi dovete fare e che vi siete posti all'inizio: ma saranno, forse non ci credo, come fa questa a vedere Cristo oggi nel 2015? Per legge di compensazione ve ne potete fare un'altra, ce ne possiamo fare un'altra. E perché non è possibile? Perché Gesù non si può manifestare a un pinco pallino, a una persona semplice? Sì, nel Vangelo c'è scritto che Gesù si presenta solo ai papi, ai potenti, e alle persone semplici. No, non c'è scritto. Nelle apparizioni della Madonna, la Madonna si è fatto vedere sempre dai papi, dai re, dai monarchi, dai principi, dai capi di Stato. No, mi pare che la Madonna in tutte le apparizioni, per chi ovviamente è credente, bambini, vecchi, poveri. Bernadetta era un ignorante e vide la Madonna in una discarica. Ora, mettiamo che io, facciamo un esempio, se io fossi venuto stamattina e vi avrei detto: ho visto la Madonna nella discarica di Oristano. Cioè, voi sareste rimasti perplessi, ma come una discarica, la Madonna nella spazzatura? Eppure Bernadette vide la Madonna nella discarica di Lourdes, dove c'era la spazzatura. Quindi se la divinità, Gesù, la Madonna, scelgono le persone semplici nella storia, dal Vangelo fino ad oggi, perché non è possibile oggi credere che ci sia una persona che abbia visto Cristo? D'altronde, parlando molto amichevolmente con voi, io ci ho rimesso tutto nell'aver visto questo Cristo. Ci ho rimesso tutti i miei centinaia di migliaia di euro, anzi forse milioni, della mia azienda che ho venduto e che ho girato il mondo con tutti i soldi che avevo. Ci ho rimesso tutta la mia carriera, forse oggi sarei stato un grande industriale, marchigiano. Cioè, io sono siciliano ma trapiantato nelle Marche, ci ho rimesso... Non avevo io un bisogno di vedere Cristo per affermarmi nella vita, io ero già affermato, Cristo mi ha strappato la vita, al benessere, e mi ha buttato in mezzo alla massa umana, non mi manca niente, io non mi sento né miserabile né povero, non sono ricco, ma non mi manca da mangiare, ho tanti amici, ho una famiglia straordinaria, quindi ci ho guadagnato in un altro campo, e ci ho guadagnato che ho visto il mondo com'è oggi, il mondo è nella catastrofe. Quindi io stesso che ancora oggi indago, investigo, sono un ricercatore della mia stessa esperienza, sono sincero quando vi dico, io stesso stenterei a credere, mi convinco sempre di più che è vero quello che ho visto, perché i fatti dimostrano che la situazione nella quale viviamo è catastrofica, che è possibile che Cristo potrebbe tornare da un momento all'altro perché i Vangeli coincidono, e poi, lasciatemelo dire, io ci credo per fede, che io non è che ho la prova scientifica, l'equazione matematica, che quello che ho visto è quello che io dico. Io quello che ho visto l'ho visto fisicamente, ma non ho la certezza assoluta matematica, C uguale a X, Y, e questa è la formula, e io sono sicuro che è così. Non lo so, matematicamente non lo so, scientificamente nemmeno. Sono sicuro perché ho toccato questo ragazzo che si è presentato diverse volte a casa mia scendendo dal tetto, quindi non penso che era un uomo. E credo perché spero che posso fare, che tutte le opere che sto facendo siano coerenti con il Vangelo. E quindi sono qua. Spremetemi. Io ho due domande. Prego.
Prego, a disposizione. Un secondo, sì. Mentre lei parla mi prendo questo piccola cappuccina. La prima è per professor Caria. La prima è per lei, professore. Bene, grazie per il professore. Vabbè, è vero, è professore. Sì. Come mai sono state filmate tante astronavi e mai una volta un extraterrestre? La cosa non è esatta, perché esistono delle foto di filmati in questo momento, ci sono anche i filmati, è che il sistema mediatico non li mette in trasmissione, perché il sistema mediatico ha interesse a creare sensazionalismo e confusione, però c'è la foto di un essere di luce che ha scattato Eugenio Siragusa, c'è il filmato di un grigio che viene interrogato in una base segreta militare americana, ci sono altre foto, non sono perché sono astronavi, e uno dice Gesù Cristo è più in alto. Certo, Gesù Cristo è più degli extraterrestri. Perché gli extraterrestri si fanno vedere in astronave, ma non fisicamente? Perché e Gesù Cristo sì. Allora, ripeto che si fanno vedere, ma che non li vedete questi documenti, perché le televisioni non ce li fanno vedere. Poi il problema di fondo, signora, è che le immagini o il credo o la consapevolezza che loro sono qui non è l'aspetto più importante della missione. L'aspetto più importante della loro presenza è sviluppare un maggiore livello di consapevolezza e di coscienza in noi esseri umani. A loro il sensazionalismo del credo degli UFO non gli interessa. A loro gli interessa che noi comprendiamo che i gravissimi problemi che esistono nel mondo li creiamo noi stessi e che ci mettiamo mano, cioè che diventiamo cittadini responsabili. Questo è fondamentalmente. E comunque il materiale esiste. Su di me? Questo Papa non lo so, veramente non so nemmeno degli altri. Quello che mi hanno detto è che hanno portato le fotografie una volta e che lui le ha benedette ma non si è mai pronunciato, quindi non le so rispondere. Posso dire quello che penso io del Papa? Questo Papa io penso positivamente. E sta facendo una grande rivoluzione dentro la Chiesa. E quindi bisogna appoggiarlo. Gli altri papi, beh, insomma, ogni papa ha avuto la sua storia, anche controverse. E quindi questo è quello che penso. Se un giorno riuscirò a incontrarlo, ve lo racconterò. E nel campo del quale mi occupo io, che è la lotta alla mafia, perché io faccio questo lavoro a Palermo, e ha fatto una cosa grande, il Papa ha scomunicato i mafiosi, mai nessuno l'aveva fatto, nemmeno il Papa Giovanni Paolo II, anche se aveva gridato contro i mafiosi, quindi questo Papa, diciamo che ha avuto il coraggio di fare una cosa che nessun Papa aveva fatto, quindi siccome anche nel mio campo, nel lavoro che faccio tutti i giorni a Palermo, lui ha dato una grande forza a noi, penso ancora più positivo. Una domanda qui, no, un attimo. Ciao, buonasera. Anche qui poi c'era una signora. Io non so se sono nel contesto, però la mia domanda è semplice. Astrale, mentale, eterico primario, eterico secondario. Nibiru Aratra, dove abita? Nibiru Aratra è quello che le sta, è quello che le sta parlando. Ed è un essere che convive con me e io convivo con lui. E io e lui siamo la stessa cosa. Non è di questo mondo, ma si adatta a questo mondo per questioni di missione. Ha scelto di venire qua quando avevo 9 anni e poveretto si deve ancora suppare un altro po' di anni in questo corpo. Quindi è un personificatore di un personificato che sono io, Giorgio Bongiovanni, siciliano, nato a Floridia. Lui è il personificatore, un essere che ha la possibilità, con il mio permesso, perché se non c'è il permesso della persona si tratta di possessione. Siccome io gli do il permesso di usare la mia mente e il mio cuore,
ecco che lui parla, si esprime, e quindi ecco che non è più quello che vendeva le scarpe, quello che faceva business, che guadagnava 30, 40, 50 mila euro al mese, non è quello che ha progetti ambiziosi di allargare il suo piccolo impero economico, non è quello che non gli interessava, o poco gli interessava, sì, ma non a livello di vita, i poveri, eccetera. Ecco, un altro personaggio che ha un parametro di vita completamente diverso, perché il mondo dal quale proviene ha un sistema di vita che è completamente all'antitesi del nostro. Il mondo dal quale proviene è un mondo d'amore, di pace, di fratellanza, dove non c'è il denaro, dove non ci sono le nazioni con le frontiere, dove non ci sono ospedali, dove c'è un esercito ma solo per difendersi, mai per attaccare, dove c'è una monarchia repubblicana. C'è uno che è presidente di tutto il pianeta, ci sono i vari ministri, il Parlamento è formato da saggi, scienziati, teologi, e la politica è stata bandita da milioni di anni, la politica intesa di partitica, non la politica attiva. Quindi non ci sono guerre, hanno un rispetto maniacale della natura, un rispetto spirituale del creatore, perché lo hanno riconosciuto che c'è un'intelligenza universale. Non ci sono tante religioni, ce n'è solo una, che è quella che loro hanno in tutte le case appesa come scritta tipo costituzione: ama il tuo prossimo come te stesso. Quindi questo è Nibiru Arathra. Ora lei si immagini in questo mondo, questo disgraziato che viene da quel mondo trova in questo mondo l'uccidere è la regola, la sete di sangue è il valore assoluto che c'è in questo mondo, accompagnato dalla sete di denaro. La violenza, la sottomissione, la schiavitù, il razzismo, la xenofobia, la guerra, le frontiere, gli eserciti, la droga, la perversione, la pedofilia, inquinamento del mondo, le armi atomiche. Ora io faccio una domanda a lei: ma se lei fosse Nibiru, che farebbe? Si sparerebbe in questo mondo? Oppure cercherebbe una via d'uscita, che è difficile trovarla se non sei cosciente appunto della verità di Cristo. Prego. Qual è secondo lei l'obiettivo della reincarnazione? Allora, ogni essere umano, a mio pare... Sì, il microfono, signora, perché sennò quelli che sono in streaming non sentono. Allora, ripeto... qual è l'obiettivo, secondo lei, della reincarnazione? Ogni essere umano, a mio parere, mio modesto parere, è unico ed irripetibile con lo suo... Il mio parere. Con il suo spirito. Sì. Allora, ognuno di noi, quando andrà, dove andrà, presso il Signore, voglio dire, sarà giudicato per quello che è. Non può, come può il Signore poi giudicare quello che sarà? Io sono io e basta. Questo è il mio, sono d'accordo, il mio, ma pensiero. Questo non c'entra con la reincarnazione. Noi no, siamo perché giudicati... ho sentito parlare della reincarnazione, sì, e della credenza nella reincarnazione. La Chiesa non lo accetta. Ma guardi, questo, signora, la reincarnazione principio non è una credenza o una fede. La reincarnazione è una logica semplice. Perché, vede, le spiego subito. Lei ha detto bene, noi siamo unici, andiamo nell'aldilà, il Signore ci giudica. Cosa? Le opere, è giusto? Adesso io voglio sapere, siccome Dio è giusto ed è perfetto, che cosa giudica un bambino di 6 mesi o di 1 anno, morto di fame, cieco, sordo, storpio e va di là? Che opere ha fatto quel bambino? Come ha potuto vivere la sua vita? Ha vissuto uno strazio, un inferno, una sofferenza gigantesca.
perché non ha avuto la possibilità come noi di vedere, di sentire, di parlare, di crescere, di studiare. Quindi che Dio giusto è questo che a me mi dà questa possibilità e a quel bambino? Quando io muoio e il bambino muore, andiamo di là, io gli racconto: Signore, ho fatto questo, ho fatto quest'altro, giudicami tu. Quel bambino lo guarda: non ho fatto niente, ho solo sofferto. E quindi che Dio giusto è? Ecco, uno dei motivi, io non la voglio convincere, la voglio fare solo riflettere, uno dei motivi perché potrebbe esistere la reincarnazione è dare la possibilità a tutta quella gente, a tutti quei bambini che non hanno nemmeno sviluppato il cervello e capire la vita. Un bambino di 8 mesi non ha ancora capito che cos'è la vita. Vive, respira, dà dei vagiti, ah, oh, mamma, però non sa cos'è la vita. Che cosa deve giudicare Dio a quel bambino? Certo che andrà nel paradiso, ma non sa nemmeno cos'è il paradiso se non ha saputo che cos'è la vita sulla terra. Quindi è probabile, è possibile che Dio lo faccia rinascere. E questa è una possibilità. La seconda è... noi sulla terra andiamo a scuola, no? E allora se noi andiamo a scuola, noi possiamo conseguire la laurea con la quinta elementare? No, dobbiamo fare vari gradi di conoscenza. Quindi la reincarnazione, lo spirito è sempre uno, signora, uno. È come l'automobile. Noi ci compriamo un'automobile nuova, beh, adesso forse di seconda e di terza mano. Comunque, diciamo, ammettiamo che ce la compriamo nuova. Quando l'automobile ha fatto 300.000 km, la cambiamo. L'automobile è il corpo, il pilota è sempre uno. Perché la reincarnazione? Per acquisire conoscenza, conoscenza, la conoscenza della vita. E poi nel Vangelo, lei ha detto, ma la Chiesa, il Vangelo non ne parla. No, è proprio il Vangelo che ne parla. Le dico un passo, uno solo. Ma lei però stasera lo deve leggere. Me lo promette? Allora lei deve aprire il Vangelo e vedere la storia dell'arcangelo Gabriele che appare a Zaccaria, il padre di Giovanni Battista. E nel Vangelo, in tutti e quattro i Vangeli, e nel Vangelo di Matteo, nel Vangelo Zaccaria, appare a Zaccaria nel Tempio. L'arcangelo Gabriele dice: Zaccaria, tu sei un padre, avrai un figlio. Questo figlio con Elisabetta si chiamerà Giovanni Battista. Lui dubitò, l'arcangelo Gabriele lo fece diventare muto, al di là di questo, e però gli dice: lo spirito di Elia entrerà in lui. Io ho letto la Bibbia, signora. No, quale interpretazione? È tanto chiaro, lo spirito di Elia è entrato in lui. Elia era esistito, Elia non era uno sconosciuto, era un uomo già vissuto 300 anni prima di Giovanni Battista. Ora, lei nelle sue preghiere, io non le chiedo di credere niente, le chiedo, lei nelle sue preghiere, dica: Arcangelo Gabriele, ma che volevi dire che lo spirito di Elia entrava in Giovanni Battista? Perché quell'uomo mi ha detto che quello è in reincarnazione, se quello è vissuto prima, dopo 400 anni rinasce, come la devo chiamare questa? Basta, solo questo le dico, non le impongo di credere niente. Basta che crediamo a Cristo, siamo a posto. Prego. Volevo chiedergli come si rapporta ogni giorno con la fede. Beh, il mio ogni giorno mi rapporto con la fede nel credere in quello che faccio. Io non sono stato mai minacciato, ci mancherebbe, ma la sera quando ritorno a casa, se sono a Palermo, io a volte sono da solo, entro nei vicoli, la mia fantasia di giornalista, non è che viene uno col motorino, mi spara e mi ammazza. Anche perché noi a Palermo non siamo simpatici ai mafiosi, lei si immagina, no? E quindi la mia fede dice: no, abbi fede, no, il Signore ti protegge. Ecco, questo è il mio rapporto con la fede tutti i giorni. Ho fatto un piccolo esempio banale su tutte le cose che faccio nella vita. Alla fine mi prende paura di qualsiasi cosa.
Ma tu, se tu hai fede, il Signore ti proteggerà, e quindi vado avanti così. Buonasera, sono buonasera. Fabio Razzi da Tempio, il signor Per Giorgio mi conosce. Sì. Sono nato nelle zone dove abitate voi. È siciliano? No, sono marocchino da città. Ah, io dove vivo? Sono Pistacoppo, diciamo. Ok. Quindi le volevo. Sono stato, diciamo, testimone di un fatto particolare. Visto che ho letto un libro che ti avevo menzionato anche l'altra volta sugli avvistamenti che vengono dall'area catturata della zona militare, allora ho avuto l'opportunità di parlare con un prete. Sì. Un prete, dicevo qui, un prete che molto probabilmente poteva aver visto qualcosa. Sì. E allora, visto che tu mi conosci, sai, no? Ho chiesto, padre, vorrei confessarmi perché ho molto peccato. E allora, a confessare, io gli ho detto, ma senti, non è per caso che ho visto una cosa del genere, perché in confessione ha fatto, no, non lo sai, io non, ma la sua motivazione, non aveva visto niente, comunque sia, fa, ma tu sei fedele? Ecco perché magari a volte io non mi conosce, cioè non sto sempre abbastanza spesso a messa, cioè quando cerco di santificare la festa, però a volte mi si cala le braccia, non riesco proprio dopo capito, cioè tante cose, tante situazioni di cui possiamo parlare, mi chiede se sono fedele. E nella missione dei sacerdoti c'è anche questo. Non è nella, grazie a Dio, non è nella mia missione. No, però non è così. Non so se avete capito. Ho capito. Ho capito. Allora, ma voglio dire, siamo. Io non è che voglio difendere i preti, però voglio dire, no, nella loro... Hai parlato di molte cose prima. Sì. Di molte cose. Io... Tu fammi una domanda, così... Ne parliamo loro. Ma non ti posso fare una domanda? Fammi una domanda specifica. Silenzio. Io rispondo a domande. Se hai una domanda che ti interessa... Non ti sto facendo una domanda. E io ti invito... Ho capito. Ho avuto la contezza di questa situazione. Ho capito. L'ho visto sulla pelle. Ho capito. E poi un'altra cosa, torniamo al diritto universale. Allora, sì, silenzio per cortesia. Il diritto universale, sulla Bibbia se ne parla poco di universale, dice che noi è quella. Se noi andiamo più a fondo sulla questione di universale, andiamo a leggerci il libro di Enoch, che dovrebbe essere il nipote di Caino, Enoch, ovvero dovrebbe essere figlio di Jared. Jared che è figlio di Caino. Comunque quando Jared già aveva 1000 anni, già Caino già aveva 350, cosa del genere. Ci sono persone nel regno dei cieli che vivono molto. Questo lo scrivono anche gli storici più tardi, se vuoi me ne lascio un attimo. Dimmi concretamente che vuoi sapere. Adesso mi sono perso, lo sai. Dimmi che vuoi sapere, io ti sto guardando, dimmi qualcosa che posso dirti, non lo so, va bene, cosa vuoi sapere? Mi sono perso. Vabbè, allora. Bravo. Sì, buoni. No, adesso ci pensi e poi fai la domanda. Domande, fatemi domande così tutti partecipiamo. Signora. Buonasera. Sì. Ah, devo mettere così bene. Devo dire che sono molto emozionata nel vedere la sua presenza. Grazie. Cioè, perché non mi sembra vero quello che sto vedendo, sinceramente, perché sono un po' Tommaso. Comunque vorrei chiederle che religione professa. Beh, se ho parlato da quando sono arrivato di Cristo, minimo devo essere di Cristo, cristiano. Quindi è cattolico? Sono cattolico. Va bene, quindi evangelizza anche avendo questo... Spero. Non spero, voglio sapere una risposta. Come Padre Pio.
spero di evangelizzare. Va bene, la ringrazio. Prego. Perché se le dico evangelizzo sono presuntuoso. Spero di evangelizzare. Ce la metto tutta. Ciao Giorgio. Oh, io tu sei una faccia conosciuta. Sì, anche tu. Da tanti anni. Ascolta Giorgio, ci vuoi spiegare come mai ti sarei mai chiesto perché proprio tu questa missione? Sì, certo. Un imprenditore, cioè una persona qualsiasi, forse che apparteneva anche a quel mondo un po' che ci è stato presentato in un certo modo. No? Io ero imprenditore, ma un po' sui generis, perché da bambino avevo... una educazione molto spirituale, quindi in un certo senso ero preparato, tra virgolette. Poi, come sai, io ho avuto anche una preparazione iniziatica da, non a caso, da Eugenio Siragusa. Sergio l'ho conosciuto. Sì, lo so, esatto, che è stato... No, come sai, vabbè, ma tanto non c'è niente, è la verità. Quindi ci sono state una serie di coincidenze distratte che mi hanno portato dalla manina Eugenio, la mia vita, mia mamma cattolica. Ti racconto un fatto di mia mamma inedito, di Eugenio lo sai. Quindi mia madre e io ebbi un incidente a 9 anni, mortale. Mi hanno raccolto da sotto la macchina. Pensa che mia madre me l'ha raccontato 2 anni fa, dopo 40 anni, di silenzio assoluto. Per ubbidienza non ha mai raccontato questo fatto. Dopo mi ha detto, io ho ricevuto l'ispirazione, ho fatto un sogno della Madonna che te lo devo raccontare. Mamma, raccontami. Cioè io ero allibito. E che cosa racconta? Racconta che quando mi tirano fuori dalla macchina a 9 anni... Cos'è? Motoraduno? Quando mi tirano fuori da sotto la macchina... mi portano all'ospedale, avevo la testa spaccata praticamente, mi hanno operato qui nella testa. A un certo punto nell'ospedale civile di Siracusa c'è una Madonna di Fatima nel corridoio, una statua. Io sono nella sala operatoria, mia mamma corre nella Madonna di Fatima e si butta bocconi prostrata per terra. La gente che passava dice, poverina, ci starà morendo il figlio, perché mia mamma non ha badato a niente, con la testa per terra. E comincia a piangere, Ave Maria, piena di grazia, 300 Ave Marie, e alla fine gli dice, Santa Madonna, non fare morire questo figlio che ho, non sopporterei il dolore, in cambio te lo do tutto, prenditelo, lasciamelo vivo, che lui sia al tuo servizio, anche che non lo vedrò più, però so che è vivo. Fammi questa grazia. E gli ha fatto la grazia di lasciarmi vivo, ma io a mia mamma la vedo, in questi 25 anni l'avrò vista 3-4 volte. E lei ogni volta che la vede è tutta contenta, perché la Madonna gli ha fatto la grazia che il suo figlio non è morto, perché mia mamma mi ha detto io sarei, non ce l'avrei fatta, che eri piccolo, 9 anni, poi... Sai, per le mamme tutti i figli sono bellissimi, no? Eri bello, eri qua. Quindi la Madonna, secondo lei, ti ha preso, mi ha tolto, ti ha tolto da me, perché tu sei devoto della Madonna di Fatima, ti hanno dato l'estima, eccetera. E quindi io sono felice che mi ha fatto questa grazia. Questo io non lo sapevo, Sergio, l'ho saputo 2 anni fa. Quindi vedi, si sono intrecciate tante cose perché io... Una volta... Se, penso per le... anche per... Come signora, scusi? Perché... Sì, poi forse per qualche storia di vite passate, ma io penso che il motivo, ho capito adesso in questa fase della mia vita a 52 anni, il motivo principale è semplice, quanto forse banale, però serio. Perché ho il coraggio di dire la verità, non ho paura di niente, nemmeno della morte, per questo mi hanno scelto. Ma non perché sono umile, no. Ci sono altri stigmatizzati, altri veggenti umili che pregano, che io mi inginocchio di fronte a loro perché io non sono
umile, voglio imparare a essere umile. Però nel mio caso, siccome devo combattere il male, e il male più brutto che c'è sulla terra, allora il Signore ha detto: questo è un disgraziato, è un ribelle, però ha il coraggio di dire la verità, e lo scelgo, perché lui la verità la dirà a costo di farsi ammazzare. E questo è vero. Buonasera. Buonasera. Un piacere conoscerti. Piacere mio. Allora, vorrei fare due domande. Una è... Sì, Angelo, abbassa un pochino che mi spara molto la voce. Okay. Così. Così? Sì. Uno è... c'è un personaggio che si chiama René May, non so se l'avete sentito parlare. No, no. Purtroppo... Lui dice che con la meditazione profonda riesce ad arrivare a un livello talmente profondo che riesce ad andare in introspezione e riuscire a guarire centinaia di migliaia di persone da malattie anche gravi come l'AIDS o il cancro. Ha un centro, un ospedale, il più grosso centro che c'ha è in Madagascar. Tutto è possibile. E può ospitare fino a 2000 persone. E poi ha altri 100 posti, nel 100 mondo. Ospitali in giro per tutto il mondo, solo fatto con volontariato. Bene. Lui dice praticamente che con il... che noi possiamo utilizzare solo il 5% della nostra capacità mentale, e lui tramite l'introspezione riesce a utilizzare il 95% restante e dunque a guarire le malattie. Perché no? Io ci credo, non lo conosco, però ci credo. Le potenze del Signore è infinita per me, quindi... Può essere dunque. Certo che può essere. La domanda è: si può fare del bene con questo? Cioè, è uno strumento di bene? Quella è la domanda. Sì, se lo fa, come ha detto, volontariato, senza speculazione, certo che è del bene. È una missione, anche quella. La seconda domanda è, dica, René May, è francese, adesso è in Messico. La seconda? La seconda domanda è, c'è un altro personaggio che si chiama Aurelio Mejía, che ha fatto tipo 2000, se va su YouTube c'è. Sì. E c'è anche la traduzione in italiano, collabora con gente in tutto il pianeta. Sì. E fa ipnosi regressiva clinica. Riesce a portare delle persone in un determinato stadio, in una determinata dimensione, che riesce a curargli, anche lui, traumi e malattie, ritornando indietro nelle vite passate. Sì, è possibile. Io nemmeno questo conosco, ma io però non, la domanda posso, è, non posso escludere niente. È uno strumento anche quello di bene? Oppure ci possono essere di... Se guardi, le rispondo adesso, ho capito, non li conosco queste persone, ma cerco di dare una risposta concreta. Tutto ciò che aiuta l'evoluzione dell'uomo, non l'involuzione, l'evoluzione dell'uomo è positivo. Tutto ciò che fa sviluppare nell'uomo amore, altruismo e senso della giustizia è positivo. Tutto ciò che fa sviluppare in noi il sentimento dell'azione, di fare azioni più che meditare, pregare nel concreto, nella società, nel paese dove mi trovo, nella città, per migliorare la società nella quale vivo, è positivo. Quindi uno può essere, uno può essere addirittura ateo se impone il bene, l'amore. Gesù alla fine lo perdona se ha fatto le azioni positive. Questo è quello che penso. Cioè, ci vuole una meditazione seguita da un'azione. Assolutamente. Meditazione no. No, meditazione basta no, perché guarda, è un'evidenza che viviamo. La preghiera, che è un grande mezzo, il mezzo più grande che Cristo ci ha insegnato, purtroppo non ha cambiato niente nel mondo, siamo peggiorati lo stesso. Quindi secondo me dobbiamo pregare, ma dobbiamo fare le opere, perché senza le opere andiamo a scatafascio, nell'autodistruzione. Quindi le opere. Allora un'altra domanda, secondo lei allora, come si apre il resto del 95% utilizzabile nel nostro cervello? Perché René May dice che se si apre giusto con la meditazione. No, si apre con la meditazione, che può essere la preghiera, ma si deve aprire con l'azione. L'azione è un effetto domino. Se tu fai una, due, tre, quattro azioni a favore del prossimo, disinteressatamente, dove non ci guadagni niente e dove appunto è solo
donazione verso l'altro, si apre non solo il 95%, ma tu ti sdoppi. Prego. Scusatemi, mi sono persa le prenotazioni, mi rialzate le manine per cortesia. Allora, uno, due, no, due, ma c'erano tre? Ok, perché forse me lo chiedeva da prima. Questo è quello no, di Pinocchio. Adesso? Quello di Pinocchio. Là in fondo, scusate, ma... No, no, vuole... Buonasera. Mi vede? Silenzio, silenzio per cortesia. Volevo chiederle, siccome stiamo parlando tutto il pomeriggio di catastrofi, cattiverie, segni brutti, no, sono anche abbastanza angosciata. Anche di Cristo sto parlando. Anche di Cristo, io per la verità aspetto questa venuta perché mi rendo conto che siamo in un mondo invivibile, tanta cattiveria, tanta crudeltà, e però la mia paura più grande è... Scusate, non sento niente, se parlate di sopra, io la signora non la sento. Se noi non dovessimo renderci conto di chi è veramente Cristo quando verrà, nella nostra ignoranza o nella nostra povertà, come facciamo a riconoscerlo veramente? E lei ci dirà un giorno chi è l'anticristo per metterci sulla retta via? Sì, io vi prometto che un giorno vi dirò l'anticristo, ma non c'è bisogno perché si rivelerà da solo. Io cosa mai confermerò, sì, quello è. Per quanto riguarda Cristo, guardi signora, Cristo lo si riconoscerà senza ombra di dubbio che è Lui. Primo, perché viene, come dice il Vangelo, con potenza e gloria. Quindi dimostrerà di essere l'autorità suprema del cielo. Lo dimostrerà con la sua potenza. Lo dice il Vangelo, potenza. E poi la gloria che è accompagnata da tutti gli angeli del cielo. Non potrà lei essere ingannata. E poi soprattutto da quello che farà immediatamente. Non è che Gesù si metterà a giudicare in questo senso, tu sei brava, tu sei cattivo, tu sei bravo, tu sei cattivo. Lei vedrà per la prima volta dopo 2000 anni una cosa che non vede, che non ha mai visto e nemmeno letto nei libri di storia. Vedrà il trionfo degli storpi, dei deboli, dei poveri, dei miserabili. Vedrà che guariranno tutta la gente povera ammalata di mali terminali, guarirà all'istante. Tutti i potenti li vedrà strisciare, chiedere perdono e non l'avranno. Mentre tutta la gente povera, tutta la gente, tutte quelle migliaia e migliaia di persone schiacciate nei barconi, tutta quella gente che viene calpestata dalle guerre, immediatamente la vedrà felice, la vedrà guarita, la vedrà sana di corpo e di spirito, e tutti quelli che lei in questo momento detesta, perché nella sua testa io so che lei odia tanta gente, quella che sta che è straricca, miliardaria, che frega le persone, che vive sulle pensioni degli anziani, che specula sulla sanità, lei lo so che c'ha nella testa quella gente, ma Dio mai niente gli fa. Ecco, quando un essere soddisferà la sua sete di giustizia e vedrà che i suoi amici di Oristano, quelli che sono i più poveri, i più derelitti, saranno quelli che vivranno bene e felici, e tutti quelli che hanno abusato saranno schiacciati dalla sua potenza, non le darà, non è la prova che era Cristo? Quando vedrò strisciare questi politici stramiliardari, tutti i capi mafia, tutti gli assassini che strisceranno lì, non riusciranno a muoversi perché sono paralizzati, che devono strisciare di fronte ai piedi, mentre dall'altro lato vedo gente che ne viveva nelle baracche felice, finalmente vestita di luce, dirò, tu sei Cristo, sono sicuro che sei Cristo, perché sei nemico dei potenti e degli assassini e amico dei poveri. Questa è la prova più grande ancora della sua autorità e della sua potenza. Se invece scende dal cielo uno che stringe la mano a Obama, che fa la trattativa con l'Unione Europea, che fa l'Italicum o il patto del Nazareno, dice, ma vai, tu sei peggio, sei l'anticristo. Grazie.
Grazie. Questa è una domanda. E soprattutto, mi scusi signora, ho dimenticato, e soprattutto che picchierà severamente tutti i capi delle chiese cristiane e dirà: voi siete i peggiori di tutti, perché se il mondo è così, a voi che vi avevo affidato la missione di servirmi, voi l'avete ridotto così. I primi a prendere legnate sono i capi delle chiese. Allora ancora di più ci credo che era Cristo. Prego, sì, certo. È una domanda che è rivolta a tutti e due, penso che possa essere coinvolgervi. Allora, il pianeta è sull'orlo della catastrofe. Perché la situazione cambi, bisogna che l'essere umano si evolva e maturi, in qualche modo capisca di essere sull'orlo del baratro e cambi. Personalmente le persone cambiano, però potrebbero cambiare, capire, ma a livello singolo la coscienza personale interferisce come con il cambiamento universale? Cioè esiste una coscienza collettiva, personale, che in qualche modo si interfaccia con le altre, che crei una forza a un altro livello? Perché se anche, che so, siamo 7 miliardi, se anche 5 miliardi di persone capissero, però non fossero nelle condizioni politiche, nelle condizioni sociali di operare il cambiamento, se non attraverso una rivoluzione armata, che non è un cambiamento, è soltanto violenza sulla violenza. Questo tipo di coscienza a livello mondiale come interverrebbe? Come sanerebbe la situazione? Come salverebbe il pianeta? No, guardi signora, purtroppo non le do una bella notizia, non c'è una massa critica, se a questa lei si riferisce, che può trascinare l'umanità nel positivo. Non ci sono 5 miliardi di persone che pensano positivo. La statistica è questa, questa è quella che mi hanno dato questi esseri di luce con i quali parlo. La statistica è questa, ci sono 4 miliardi di persone che non pensano, non possono pensare, devono sopravvivere. E quindi sono tutti giustificati e perdonati. Se devono trovarsi da mangiare, non hanno la possibilità di pensare. Quindi li dobbiamo già escludere. Ne restano 3 miliardi. Di questi 3 miliardi, 2 miliardi siamo i ricchi, tra virgolette, quelli che viviamo nel benessere. Europa, Occidente, Cina e Russia, che un po' della Russia è ricca, la Cina è tutta ricca, anche se non tutti i cinesi e non tutti i russi sono ricchi. L'Occidente, diciamo, 90% siamo nel benessere, anche se abbiamo disoccupazione, abbiamo i nostri problemi, però di fronte a loro siamo ricchi. Cioè il povero del Kenya, a noi, a me, a lei, che non abbiamo sicuramente conti in banca ricchi, però ci vedono ricchi, perché abbiamo il telefonino, la macchina, la televisione, il riscaldamento, siamo ricchi. Quindi 2 miliardi siamo i ricchi, 2 miliardi siamo i ricchi, di questi 2 miliardi siamo ricchi, rimane 1 miliardo di poveri, poveri che possono ragionare, però, che si possono ribellare, non quei 4 miliardi che vivono nella miseria più assoluta, che cercano 4 miliardi, signora, si rende conto, 4 miliardi che non possono pensare perché devono sopravvivere? Cioè è un'assurdità il nostro mondo, ma andiamo avanti. Quell'altro miliardo di poveri che non hanno il telefonino, non hanno la macchina, non hanno la casa, ma cercano di sopravvivere in qualche modo e possono pensare, che cosa pensano? Di diventare come Berlusconi. Purtroppo, vede, io, Dio mi ha detto, guarda che anche i poveri prenderanno castighi, non sono tutti i poveri tutti bravi, ci sono poveri che sono ambiziosi e che vogliono diventare anche con la violenza come noi. Non sono poveri buoni, bravi, generalmente quelli che Cristo ama. Ci sono poveri anche cattivi. E questi sono 1 miliardo. No, di questi 2 miliardi che possiamo pensare siamo ricchi, più il miliardo dei poveri, i 4 miliardi non possono pensare, in sostanza 3 miliardi possiamo pensare. Di questi 3 miliardi che possiamo pensare, il risultato angoscioso è che di questi 3 miliardi sono alla ricerca di un cammino spirituale positivo,
anche se non spirituale, però di un'integrazione con la terra, con la natura, col prossimo, con l'amore, quindi laici, credenti, reincarnazionisti, cristiani, musulmani, buddisti, New Age, una accozzaglia di persone che stiamo ricercando il cammino spirituale, anche laici, atei, ma l'interazione, la sintonia con la terra, l'amore. Sa quanti siamo? Perché anche lei lo è. Non più di 10 milioni. Siamo tanti, ma su 3 miliardi, perché i 2 miliardi e 700 e 980 milioni, 2 miliardi e 990 milioni, il valore assoluto della loro vita è il denaro, l'ambizione, la carriera, l'arrivismo. Perché quel rettangolino che è stato messo lì nel salone della nostra casa o nella stanza da letto è stato creato apposta per propinarci idee di questo tipo. Lo sa quel rettangolino come si chiama? Si chiama televisione. È lì che ci viene propinato ogni secondo l'arrivismo, la violenza, la conquista, non la concorrenza. La conquista, io ti devo conquistare e schiacciare, non lasciare lo spazio. Ho detto prima, io facevo l'imprenditore, quindi la concorrenza è bella, ma se io riesco a concorrere rispetto a un mio collega imprenditore e avere 100 clienti, non devo lasciare a lui a schiacciarlo. Io sono più bravo 100 e tu però 30, 40, è giusto che li abbia. Questa è concorrenza leale. Invece che ci propinano nella televisione? Io 100 e tu 0, schiacciato, e quindi questa è violenza. Valori materiali, dopo la morte non c'è niente, quindi che te ne frega, droga, sesso, soldi. Quindi i 10 milioni siamo quei poveri disgraziati che siamo riusciti ad emergere da questo fango e cercare una strada. Ora, dentro questi 10, questa società, arrivano dei segni, quelli che Pier Giorgio vi ha fatto vedere. Che Dio è sempre grande amore, grande misericordia, vede la situazione e manda dei segni. Ma Dio manda dei segni, ma non per tutti. Quei segni che manda sono per quei 10 milioni che si sono sforzati di cercare un cammino spirituale. Perché io le assicuro, signora, che se dovesse scendere Gesù Cristo in persona a Piazza Navona, a Roma, ci vanno solo quelli che fanno parte di quei 10 milioni. Gli altri ci andranno per buggerarlo, screditarlo. Anche che sta scendendo dal cielo, penseranno che è una scena di un film di Hollywood. Penseranno tutto, meno che è Cristo che sta tornando. Chiudo il cerchio, forse la lascio un po' perplessa. Io sono venuto, io ho questa missione, per pochissime persone, perché quando la prova ce l'ho, che quando Dio mi manda nei mezzi di comunicazione, io sono stato in tutte le televisioni d'Italia e del mondo ed è finita sempre male. Cioè, milioni e milioni di persone gli viene propinata un'immagine, la mia, ma può essere quella di un altro, che non è quella vera. Quindi sono quei pochissimi che poi diranno, va bene, io però voglio cercare voglio fare un percorso spirituale. E allora nel mondo credo che ci sono, senza giudicare, sono i messaggi che ho ricevuto, 10-20 milioni di persone che possono avere la possibilità di creare una società migliore. E quindi aspettatevi che Dio cancelli il resto dell'umanità. E siccome lo può fare solo lui, io prego tanto la sera e la mattina, Signore, sii misericordioso, perché ho tanta paura, ma nel senso non di paura, di timore, nel senso di timore che lui scateni un altro diluvio universale. Perché io una volta mi ha detto Dio, vatti a leggere il diluvio universale. Ma come? Vattelo a leggere. Me lo sono andato a leggere perché mi voleva fare capire che quando
l'uomo nel suo libero arbitrio ha superato il libero arbitrio stesso e vuole schiacciare la creazione di Dio, Dio deve intervenire con le forze della natura. Quindi con Noè, con l'arca di Noè, la situazione era tale e quale a quella che era oggi. La maggior parte del mondo era perverso, non c'era niente da fare. Quindi Dio ha messo nell'arca quelli che potevano ricominciare da capo e siamo arrivati fino ad oggi nel bene e nel male. Oggi può succedere di nuovo che Dio mette dentro un'arca così virtuale, spirituale, un'astronave extraterrestre, non lo so, la gente buona, e fa scatenare un altro diluvio universale. Qualcuno lo può impedire? No. Dio lo può fare, se l'ha già fatto. Dio ha distrutto Sodoma e Gomorra. Dio ha distrutto il mondo con il diluvio universale. Perché non lo può rifare adesso? Lo può rifare. Io sono solo uno che annuncia, come Giovanni Battista, grida nel deserto, poi ognuno fa quello che vuole. Però un po' di timore di Dio lo dobbiamo avere. Quindi non è che non le voglio dare speranza, signora, questi sono i numeri, ma mi danno ragione, perché guardi il mondo, cioè il mondo è pieno di guerre, è pieno di fame, di pestilenze, di morte. Si parla solo di soldi, la crisi economica, soldi, 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 soldi e soldi, e non si parla mai di valori. Una guerra comincia per soldi, finisce per soldi. E allora penso che il demonio ha vinto, e siccome il demonio non può vincere, allora ecco che Cristo interviene con la potenza. Prego, sono stato un po' lungo, ma era necessario, perché dicevo, questo che fa? Ci manda le catastrofi, no? Allora, buonasera, sono Maria Carmela. Buonasera. Sono piuttosto perplessa, sinceramente. Sì, anche perché l'immagine di Dio e di Cristo che mi avete dato è molto forte e sinceramente non riesco a vederlo come un giustiziere. E dico questo, ho visto ad esempio, ho letto vabbè, anche le Sacre Scritture, ma nel film Mosè, la cosa che io ho detto quando sono uscita da quel cinema è stata: questo non è il mio Dio, perché quando ho visto morire tutti i figli, perché ormai siamo nel mondo della visualizzazione, quindi certo, avendolo letto è un altro discorso, ma quando ho visto morire tutti i primogeniti dell'Egitto, ho pensato che quello non poteva essere capisco, il mio Dio. La capisco, ma io le devo fare una domanda, ma lei è credente? Io sono credente. È sì. Cristiana? Sì, sono cristiana. E guardi, Cristo credeva in Mosè. Come? Cristo credeva in Mosè. Sicuramente, ma se Cristo ha perdonato anche i peggiori peccatori, noi chi siamo per dire che lui giudicherà in questo modo così violento? No, noi non lo siamo, l'ha detto lui. Lui non ha solo perdonato i peggiori peccatori, ha anche accusato i peggiori criminali e ha detto che li giudicherà. Le nazioni saranno ai miei piedi e metterò i caproni alla sinistra. E quindi quello è Cristo che sta parlando. Ora, noi abbiamo un grave difetto, signora, e questa è colpa della nostra Santa Madre Chiesa Cattolica. Ci ha dipinto un Cristo sempre bravo, sempre buono, sempre misericordioso. Come no? Lei me lo sta dipingendo, mi sta dicendo io non ce la faccio a vedere un Dio giustiziere. No, io non ho detto che non ce ma la Dio faccio, io ho detto che non riesco ad accettarlo, è diverso. E invece lo deve accettare, perché lei a Cristo non lo può accettare a metà, lo deve accettare a tutto, a 360 gradi, anche perché poi Gesù la può mettere alla prova, e io non voglio che Gesù a lei la metta alla prova. Ha una prova di avere sete di giustizia. Se gli viene fatto del male a qualcuno che lei ama, un amico, lei le verrà il sentimento della giustizia. Lei vuole giustizia. Guardi, signora, io ho conosciuto le vittime della mafia, sono tutte cattoliche, ma vogliono giustizia. Sì, ma come la descrivete, sembra, come la descrivete? Ma la giustizia, a me non è sembrata giustizia, è sembrata vendetta. No, la giustizia è semplicemente identificare il colpevole. Sì, ma lei ha detto, lei odia tutte quelle persone. Perché noi dobbiamo odiare tutte quelle persone che sono magari, no, come odia, diciamo, odia era una frase forte per dire detestare. Odiare ha ragione, non dobbiamo odiare nessuno. Però detestare sì. No? No.
Nemmeno. Allora, Totorrino lo dobbiamo baciare sempre. Assolutamente no, ma non lo detesto. Ma a me mi fa proprio schifo. È l'incarnazione. Se per questo. Ecco, è un sentimento che accetto maggiormente. Allora fa proprio schifo. Beh, se è questione di dettagli, diciamo che ci fa schifo, ma comunque non cambia il fatto. Va silenzio, bene, silenzio. Va bene, cambio la frase e la faccio felice. Non dobbiamo odiare e non dobbiamo detestare e le chiedo perdono. Ma la giustizia Dio la deve fare o no? Deve separare il bene dal male, deve ripulire questa terra in modo che noi possiamo, noi per dire chi se lo merita, vivere in pace, in fratellanza, con le acque pulite, con i bambini che sorridono invece di essere ammazzati. Ma sì, tanto o potere, no? Sì, ma se ha tanto potere, invece di uccidere tutta questa gente o distruggere tutta questa gente, non potrebbe cambiare tutta questa gente? No, e dov'è il libero arbitrio? Sarebbe un dittatore. No, 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 lei sbaglia in questo. Dio ci lascia liberi. Sì, io mi sento liberissima. Mi faccio, sto mi faccio finire. Molto Dio ci lascia liberi anche di ammazzarci l'un con l'altro. E Dio non ci cambierà la testa mai con la forza. Ma è possibile che Dio intervenga con la forza affinché per evitare che noi possiamo compromettere la sua creazione. Io vi ho creati liberi, ma la terra non me la dovete distruggere, l'universo non me lo dovete distruggere, i bambini non me li dovete annientare. E allora, Dio non è che interviene perché noi abbiamo un dibattito, un battibecco. Dio interviene perché noi siamo in procinto e nella capacità di distruggere il mondo, cioè di sostituirci a lui. Signora, domani mattina se si alzano questi quattro che noi non dobbiamo odiare, ma che ci fanno schifo, e premono il pulsante e cominciano a lanciare i missili nucleari, la terra viene distrutta e quindi noi distruggiamo la creazione di Dio. Allora io le sto dicendo, è più facile che Dio distrugga noi che noi distruggiamo Dio, semplicemente. Quindi non è questione di vendetta, è questione di difesa. Paradossalmente mi viene da dire, Dio, talmente noi siamo arrivati ad essere il male estremo che Dio si deve difendere da noi. Sì, perché se noi uccidiamo, per me, io quando vedo i bambini, io vedo Dio. E se noi i bambini li sfracelliamo, li violentiamo, non stiamo violentando Dio. E quindi Dio ha diritto di difendersi. E fino adesso non si è difeso, poveretto. Nel momento in cui si difenderà, è bene che ci cominciamo a fare il segno della croce, perché non si fermerà. Quindi io lo dico veramente con tutto il cuore, signora, nel mio piccolo, ascoltate queste voci, dico all'umanità, non la mia, queste voci. Perché, no, ma non parlo a lei, dico all'umanità, ascoltate queste voci, perché dopo non ci saranno più. E quando non ci saranno più queste voci, ci sarà il braccio, me lo lasci dire, la prego, violento di Dio, che non lo fermerà più nessuno. Il passo della Bibbia che diciamo al tuo nemico. È vero? Io amo il mio nemico e lo voglio convertire. Ma se non si converte... Pronto? Io sto parlando nell'estremo, finché non succede la catastrofe, io sono qui a dare la vita. Io sto solo dicendo che se qualcuno preme il pulsante e lancia le bombe atomiche, signora, Dio lo impedirà, ma non lo impedirà che il missile non parte. Dio distruggerà chi vuole distruggere il mondo. Io non se lei mi dice, ma perché? Non lo so. Io questo mi è stato detto di dire, questo devo dire. Così come dico che la Madonna e Gesù perdona tutti i nostri peccati, e lo dico, devo anche dire quello che... Ecco perché il Signore prima ha detto, ma perché te? Perché ho il coraggio di dirlo. Lei ha sentito mai un veggente Meggiugorje che dice che Dio distruggerà il mondo? No, perché hanno paura di dirlo. Perché la Chiesa dice no, cauti, no, io devo dire quello che mi è stato detto. Dio mi ha detto, se non cambieranno, io distruggerò il mondo, non il pianeta, gli uomini, salverò i buoni,
e i cattivi li annienterò tutti. Questo mi ha detto, e questo vi dico, perché non lo so, questo mi ha detto Dio, e questo devo dire, anche che mi ammazzano. Perché sicuro mi ammazzano, se continuo a dire così, dice, meglio che lo togliamo di mezzo, così ci liberiamo di un peso. Sì, posso, vorrei aggiungere una cosa. Loro ho fatto un lungo discorso e parlo alla signora, ma tutte le persone che comunque nelle varie conferenze portano avanti questo tipo di diciamo così, di convinzione. Questo comunque è la difesa del nostro piccolo mondo di convinzioni, di ideali e di visioni. Quindi io invito sempre le persone, andate oltre le vostre convinzioni personali, perché se umilmente, con accettazione, leggete quello che c'è nella scrittura, che Cristo ha profetizzato, che la Madonna ha detto, la Madonna che è l'essere più misericordioso, sin dal 1846 alla Salette, annuncia catastrofi terribili a causa del comportamento dell'uomo. Quindi è inutile che noi vogliamo difendere, portare avanti le nostre piccole opinioni personali. Noi dobbiamo semplicemente essere umili e accettare i consigli che la Vergine, Cristo e Dio ci dà prima che sia troppo tardi, prima che Lui scateni la sua santa ira. Questo dice la Scrittura. Poi ognuno, se vuole fabbricarsi un Dio a proprio uso e consumo, per carità, è liberissimo di farlo, ma se noi siamo fedeli e seguiamo l'insegnamento di un essere superiore, dobbiamo anche essere umili di accettare non solo le carezze, ma anche quando ci riprende, perché noi ci dimentichiamo comunque sempre che siamo eterni. Questo è il problema. Noi ci dimentichiamo sempre che siamo eterni, quindi Dio ci punisce, ci dà una lezione e poi ci fa andare avanti. Prego. Sì, certamente. Sì. No, nello specifico, signora, nello specifico. Dai, il microfono, glielo diamo il microfono alla signora. Non è che voglio fare una polemica. È una tribuna politica, è una domanda e risposta. È una domanda e una risposta. Lei ha fatto la sua affermazione, l'abbiamo capita, io ho fatto la mia e poi ognuno si tiene la sua, perché signora, vede, le nostre verità, la sua verità e la mia, portano effetti nelle nostre vite, quindi siamo liberi. Lei ha espresso la sua, io ho espresso la mia. Se poi lei riesprime la sua, io devo riesprimere la mia e non ne veniamo fuori. Ho detto a lei, alla signora e a tutte le persone che la pensano in questo modo. No, no, prego, faglielo dire Paola, non c'è problema. Per riuscire a dare spazio a tutti, ci sono tante persone che ancora aspettano. Va bene, facciamo un'eccezione. Io voglio sapere che cosa. Lo voglio sapere io, se vi allora, chiedo cortesia. No, breve, però dica quello che. Allora, no, semplicemente perché io parlavo poi con. Cioè, prima parlavo con lei, quindi lei ha fatto l'appunto. Io mi sono sentita in dovere di dire che allora il mio mondo non è così piccolo e le mie opinioni non sono così. No, parlavo nello specifico, signora. Sì, 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 va bene. Vabbè. Se lei si rivolge a me, io penso che possa anche essere rivolta a me in tutti i sensi. E il mio mondo è abbastanza vasto, tra l'altro io sono una persona in cammino da tanto tempo. Benissimo. E con relazioni, ma insomma, con persone di tutto il mondo, non soltanto con quelle del mio piccolo mondo qui oristano. No, ma non mi ha capito. Sì, signora. Sì, per cui non ho mai pensato di non essere eterna, io so di esserlo. Benissimo. A posto. Grazie. Ci siamo capiti. Punti di vista, metodologie diverse. Ciao. Prego. Ciao Luigi. Ciao Giorgio, ci siamo conosciuti l'anno scorso, non so se ti ricordi. Prego, di me, sono come Luigi. No, sì. Ho avuto la fortuna di vedere le tue stimmate dal vero, in albergo, quando sono venuto a prenderti. Allora, in riferimento al tuo libro, Il Ritorno, sì. Nel 2004, sì. Ashtar Sharan, comandante dell'astronave Otenis, sì. Ti dice, siamo noi gli angeli di un tempo, siamo noi quelli che voi chiamate alieni. Sì. Siamo noi quelli che porteranno di nuovo la pace sulla Terra. Certo. Benissimo. Allora non capisco perché, come hai detto tu diverse volte, io ti seguo sempre in streaming e quindi so tutti i tuoi discorsi, perché non capisco perché ci sarà una terza guerra mondiale dove i primi 8 minuti ci saranno 4 miliardi di morti.
Questo non riesco a concepire. Perché ci deve dare questa punizione? E te lo spiego, questa legnata in testa, 4 miliardi di morti. Lo so, caro. Cioè, non si salva più nessuno. Te lo spiego subito. Grazie. Bene, avanzano 3, Luigi, no? Non è poco. Nel diluvio li ha ammazzati quasi tutti. Allora, questi esseri, se sono gli angeli della giustizia e dell'amore, in questo caso della giustizia, sono degli operatori della giustizia, giusto? Allora, diciamo così, sono, faccio degli esempi, se no non sono compreso, sono operatori della polizia giudiziaria del giudice. Giudice Cristo. Ecco, questa polizia giudiziaria interviene anche con la forza, quindi con le armi, come fanno i poliziotti. Quando il reato viene consumato non possono intervenire prima, è un abuso di potere. Quindi è drammatico, ma è la più grande legge della democrazia dell'universo, è la più grande dono che ci ha fatto Dio della libertà, della nostra, del nostro essere unici, liberi, uomini creati e non sudditi di una dittatura. Talmente siamo liberi che noi abbiamo la possibilità di commettere il reato e poi dopo essere eventualmente arrestati e giudicati. Quindi, sebbene Astar Sheran, come l'hai chiamato tu giustamente, sa che noi premiamo il grilletto e facciamo esplodere la bomba atomica, finché non lo facciamo, lui non ha potere di intervenire. Può solo guardare, osservare, dire state attenti, non lo dovete fare, attenzione, se lo fate noi, tu può gridare, ma non può intervenire come polizia giudiziaria se il reato non viene commesso. Quindi quello degli 8 minuti è la devono commettere il reato e il reato deve essere commesso, purtroppo lo so che può essere macabro, ma è così, la giustizia, anche umana tra l'altro, il poliziotto perché addirittura si deve fare ammazzare, non può sparare per primo di fronte al delinquente? Perché se c'è il delinquente con la pistola in mano, io gli sparo, mi mettono in galera, quello prima deve sparare. Quindi lo so, l'hanno distrutte perché ci è stato dato il permesso. No, perché a un certo punto devono lasciare completamente libero l'uomo nella sua follia. Quindi dopo il padre, il giudice, gli dà l'ordine di intervenire e grazie a Dio. Però finché noi non commettiamo il reato, loro non possono, purtroppo non possono intervenire. Spero che non lo commettiamo, ma lo commetteremo, signora. Sa perché? Ma sa perché? Ci vado per logica. No, no, io la sto preparando. La sto preparando perché lo dobbiamo evitare. Siamo nella possibilità di commetterlo perché, vede, signora, la situazione politica mondiale ci porterà alla terza guerra mondiale nucleare, perché c'è una parte del mondo, noi occidentali, che non vogliamo cambiare il nostro stile di vita. Il nostro capitano, che sono gli Stati Uniti d'America, non vuole cambiare il proprio stile di vita. L'Europa non vuole cambiare il proprio stile di vita. Se noi cambiassimo il nostro stile di vita, cioè che noi facciamo dei sacrifici, cioè usciamo invece di uscire con 3 macchine la settimana, usciamo con una, non tutti i giorni, se noi e avessimo rispetto per la natura e questa corsa frenetica all'economia cessasse, forse non ci sarebbe la terza guerra mondiale. Ora, siccome questo Occidente, questo impero nefasto basato sul materialismo, non vuole perdere lo stile di vita e le risorse stanno per finire, chi è padrone delle risorse in questo momento? La Cina, la Russia e gli arabi. Quindi noi o ci danno le risorse o noi ce le dobbiamo conquistare. E siccome purtroppo la Cina, la Russia non sono l'Afghanistan, non sono l'Iraq, sono potenze nucleari, io lascio a lei immaginare lo scenario futuro, se nella testa degli europei
e degli aerei americani, non entra quella medicina che distrugge il virus del materialismo sfrenato. Perché noi consumiamo, solo l'America consuma il 30, il 40% delle risorse mondiali, solo gli Stati Uniti d'America. Quindi non è che il petrolio è infinito, non è che le materie prime sulla Terra sono infinite, che non finiscono mai. Noi abbiamo 40, 30, 40 anni ancora di autonomia, poi finisce tutto. Quindi deve cambiare la testa dell'umanità. Ecco perché sono sicuro che ci sarà la terza guerra mondiale se non c'è un cambiamento. Ecco perché mi arrabbio, lasciatemelo dire, cari cristiani cattolici misericordiosi, ecco perché mi arrabbio con le chiese cristiane. Dovrebbero essere loro a dire che se non c'è un cambiamento moriamo tutti. Soprattutto la religione dovrebbe battere il pugno sensibilizzando che dobbiamo cambiare, dobbiamo aiutare i poveri, dobbiamo ripartire tutto il benessere e accontentarci del necessario, non dello stra superfluo che noi abbiamo. C'è la Cina e la Russia che sono lì pronte ad annientarci, ma non ci concederanno il loro benessere. E questo è lo scontro. Spero di no, io prego tutte le sere, ma questa è la situazione. Buonasera, ti do del tuo. Certo. Ti ringrazio innanzitutto, Giorgio, perché stai accelerando un personale processo evolutivo, quindi grazie. Grazie a te. Con tanti segni che ora non condivido con gli altri, però ci sono. Vabbè, detto questo, due domande. Prego. Una è mia, una me l'hanno consigliata. La prima, ho visto in diretta quello schifo di programma su Rete 4, quel chimico pazzo mi dava l'idea di essere una sorta di demone che giocava in casa, perché dava spettacolo, la minacciava, la invitava e la tentava. Quindi la prima domanda è questa: lo conosce da tanto personalmente? Sì, oltre alla personalità? Lo conosco, a lui, al professore Carlaschelli lo conosco personalmente. Non lo invito, va bene. Sbava da anni che vuole venire a casa mia, che mi deve mettere in una lettiga, che mi deve ingessare tutto fino alla testa per due settimane, quindi io devo vivere col sondino, perché lui deve vedere se sanguinò le stime. E comunque l'avrebbe bocciata a prescindere, quindi, perché nemmeno Obama ha ordinato a Guantanamo questo tipo di tortura. Nemmeno Obama ha detto no, a Guantanamo non dovete fare questo. Io secondo lui dovrei fare questo, e io gli ho detto: guardi professore, secondo me si ingessi lei, non è una bella idea. Non è una bella idea. Ok, passa la seconda, dai, così. No, comunque ti rispondo, questa era una battuta. Io sono contento di quella trasmissione, per me è andata benissimo ed era giusto che io fossi denigrato, perseguitato, perché io sono reduce da un anno di tante conferenze come questa, spirituali e nella lotta alla mafia, con tanti applausi, tanti successi. Ho ricevuto il premio nazionale Paolo Borsellino, che per me è un onore e un'emozione. Quindi nel momento in cui ho percepito che dovevo essere umiliato, perché noi uomini, anche quelli spirituali, l'ego, l'arroganza, quando tu sei applaudito, esaltato, ti sale alla testa. E allora io l'ho visto come un bel segno misericordioso di Cristo, per dire: adesso ti prendi bastonate e ti stai zitto. E mi pare che io mi sono stato zitto e ho preso bastonate. E quindi io ringrazio Rete 4, che è stato strumento di Gesù per umiliarmi e rafforzare la mia fede. Poi il pubblico ha capito, io ho ricevuto centinaia di mail, quindi si sono buttati anche la zappa da solo nei piedi, però secondo me la mia reazione doveva essere quella. Poi io
So, qui ci sono amici in sala che mi conoscono, che io quando grido tremano come Giovanni Battista, no? Poi che cosa dovevo difendere me? Ma Gesù non mai si è difeso. Certo, se mi attaccavano qualcuno dei miei fratelli o insultavano qualcuno dei miei amici, io avrei fatto saltare in aria Rete 4 con tutta la signora che stava lì dentro. Ma siccome il personaggio attaccato ero io, di che cosa mi devo difendere? Io è la mia storia che parla da sola. Sono 26 anni, uno se entra uno su YouTube, manca solo che io sono filmato in bagno, ma poi sono filmato in tutte le cose della mia vita. Quindi uno entra su YouTube e se lo vede se è vero o no quello che hanno detto. Quindi non avevo, secondo me, non dovevo difendermi. Poi lo sento col cuore, essere denigrati, quindi ti fa soffrire. Non è che io ero felice, io ero arrabbiato, triste, però poi ho detto, bene, è giusto che tu venga maltrattato, perché l'esaltazione dà la testa. E quindi mi hanno fatto ritornare sulla terra e sono contento, questo equilibrio ci sta benissimo. Grazie. Prego. Vabbè, la seconda domanda? Sì, la seconda è una curiosità che comunque prende molte persone, è una la controversia legata alla fatidica confessione. Vale da un punto di vista spirituale o è una trovata così liturgica della Chiesa, una delle tante? La confessione vale nel momento in cui tu ti trovi obiettivamente di fronte a un ministro di Dio. Ho detto obiettivamente. Ora, siccome Gesù ci avverte di avere discernimento, noi non dobbiamo istituzionalizzare Cristo. Cristo non ha istituzionalizzato niente, ha creato la Chiesa, verissimo, ma non ha istituzionalizzato gli uomini. Ha creato la sua Chiesa con Pietro, ma non è che ha istituzionalizzato gli uomini di Chiesa. Quindi se io mi trovo davanti a Don Ciotti, vale la pena confessarti. Ma se mi trovo davanti al banchiere, al cardinale Marcinkus, che ha riciclato i soldi della mafia, sempre prete, non vale la pena confessarsi, chiaro? Quindi devi avere un discernimento. Se mi trovo avanti un prete che gli piace la bella vita, gli piace, dice, ma tu devi guardare il sacerdote. No, io devo guardare la persona, mi guardano tanto bene a me se io fumo, se non fumo, se... perché io non devo guardare il sacerdote se è coerente? Allora io faccio battezzare mio figlio, mi confesso, eccetera, se c'è un vero sacerdote di Dio. Allora sì, in questo senso, perché no? Lui ti assolve, perché è un giusto, perché è un ministro. Ma se io so che quello ha rapporti ambigui, è amico dei mafiosi, è amico dei potenti, cioè, lui deve confessare a me i suoi peccati e io assolverlo eventualmente. Grazie. Prego. Pronto? Ci sono. Anch'io avrei due domande. Prego, una in merito a proprio a questo discorso che stiamo svolgendo, per quanto riguarda le religioni. Sì. Allora, le religioni sono o no un'invenzione dell'uomo? Le religioni in generale, cioè che Gesù sia stato un grande maestro, questo è innegabile, ok, ci crediamo, siamo cristiani, ma le religioni sono un'invenzione dell'uomo, non dovrebbero esistere, dovrebbe esistere l'amore universale, queste cose, ma le religioni come istituzioni, poi soprattutto. Ecco, se lei intende religione come religione, le istituzioni sono un'invenzione dell'uomo. Se lei intende religione come religo, relegare dal latino, unire i messaggi spirituali l'uno agli altri, sono la cosa più grande che Dio ha dato al mondo, la religione. Le istituzioni religiose sono un'invenzione dell'uomo, perché? Ma non perché io voglio contestare la dottrina, perché io giudico dai fatti. La storia mi insegna che l'umanità ha commesso nel nome delle istituzioni religiose i delitti più perversi, più strumentalizzati. Cioè, noi abbiamo criticato tanto giustamente l'ateismo comunista russo,
ma noi nel nome di Cristo abbiamo commesso cose che gli atei, i comunisti non si sognavano nemmeno di fare. Quando noi impalavamo i bambini indiani d'America con la croce, nemmeno Lenin l'ha fatto. Quindi quando noi bruciavamo vivi i pensatori, come Giordano, li bruciavamo vivi, li scarnificavamo con quella croce davanti. Questa è una bestemmia peggiore degli atei comunisti, è chiaro. Quelle sono le istituzioni religiose inventate dall'uomo per ragioni di potere. Mentre la religione, quindi Cristo, Buddha, Confucio, Zoroastro, Yogananda, Krishna, eccetera, eccetera, quelle sono inviate di Dio sulla terra per crescere la nostra rivoluzione. Cristo è il più grande di tutti. Quindi basterebbe pregare, avere basterebbe, quel senso senza creare tutta basterebbe questa... seguire gli insegnamenti di Cristo, gli insegnamenti di Yogananda, gli insegnamenti di Gandhi, o gli insegnamenti di Confucio, gli insegnamenti di Buddha. Uno può essere quello che vuole, basterebbe seguire quello che loro hanno scritto, se l'hanno scritto. Cristo lo disse, lo scrissero gli altri. Basterebbe seguire gli insegnamenti, non c'è bisogno che tu crei un'istituzione. Malgrado ciò l'istituzione ce l'abbiamo. Allora, visto che ce l'abbiamo e che non possiamo distruggerla, miglioriamola. E la nostra Chiesa Cattolica deve presentarsi di fronte a Cristo quando ritorna degna, perché se non si presenta degna, Cristo, così come l'ha creata, la distrugge sulla terra. Quella del cielo è sempre la Chiesa universale. Quindi, ma lui, siccome Gesù vedeva il futuro, lui lo faceva capire: quando Cristo, il figlio dell'uomo, ritornerà sulla terra, troverà la fede? No, non la troverà. Ma a chi si riferiva? Agli atei? A chi si riferiva? Ai buddisti? Si riferiva a noi cristiani. Quindi lui sa che la fede oggi sulla terra è molto labile. Speriamo che questo Papa, ripeto, che non è lì per caso, possa incutere fede e forza. Però, poveretto, non lo vedo tanto accompagnato da personaggi umili e semplici. Infatti ha detto che durerà poco. Lo vedo attorniato da un covo di vipere avvelenate. Dunque, loro poi... stessi avvelenati. Non a caso che lo da solo. E infatti. La seconda osservazione e domanda. Prego. Io sono un po' confusa, visto che si parla tanto di fine di questi tempi, no? Non abbiamo speranza, voglio dire, c'è la possibilità di modificare il nostro futuro, oppure, visto che è stato scritto nell'Apocalisse, nella Bibbia, visto che è stato profetizzato da tanti, sì, che ci sarà comunque questa fine, allora è inevitabile oppure si può la fare tranquillizzo qualcosa? Subito, signora. Io sono qui e lei, se lei mi vede serafico, sereno, è perché io non ci credo nella fine del mondo. Io credo in un cambiamento del mondo. Quindi io credo che il mondo erediterà la pace, la fratellanza. Io ho una bambina di 14 anni e sono convinta che lei, come le altre bambine, quando diventeranno donne, vedranno il paradiso sulla terra. Quindi più felice di me non c'è nessuno. Quella fine alla quale lei si riferisce non è la fine, è una trasformazione del mondo. La fine... ma signora, la morte di... Ma lei deve avere fede. Se lei, guardi, lei come tutte le persone che sono qua, dovete avere fede. Se voi siete nel giusto, amate la vostra famiglia, i vostri amici, lottate per la giustizia, anelate sentimento di giustizia e volete un mondo migliore, voi non dovete temere niente, nemmeno se scoppia la bomba atomica ad Oristano, perché non vi succederà niente. Perché Dio, ogni persona sulla terra che è nella retta via, già l'ha preservata dal male. Quindi lei, signora, se ha fede, ha i suoi figli, i suoi nipoti, i suoi fratelli, i suoi amici, la sua famiglia, ed è nel giusto, nel cammino corretto, lei non deve temere nulla. Anzi, deve combattere, deve gridare affinché chi soffre abbia giustizia. Questi sentimenti arrivano al Padre Eterno, e quindi lui ha un libro, non nero, bianco, eterno, e scrive: signora,
figli, questi me li porto nel nuovo regno. Perché il nuovo regno ci sarà, anche fisico, non spirituale solo, fisico. Quindi io sono serenissimo, perché sono assolutamente certo che Cristo, quando torna, porterà questa razza umana in un mondo migliore. Noi viaggeremo nell'universo, Signore, che è la cosa più bella che può esistere. D'altronde noi nasciamo con il desiderio di viaggiare, di andare alle Hawaii, in Africa. L'uomo nasce col desiderio del viaggio. Quindi noi saremo portati a viaggiare nelle stelle, che è il più grande regalo che possiamo avere, con astronavi straordinarie. Noi conosceremo altre civiltà, altri mondi, altri paradisi. Questo è il destino dell'uomo. Le sembro pessimista? E quindi lei sì, felice, ma non le posso nascondere che ci sarà una grande selezione. Signora, la Sicilia, la mia bellissima terra, penso che a lei le piaccia, è una terra bellissima, è nata da un vulcano che ancora c'è lì, maestoso, ma è nata nel fuoco e nella lava. Quindi nella cosa più terribile che c'è, ma poi ha visto che paradiso che si è creato. Ecco, la terra è necessario che si purifichi con il fuoco e poi risorgerà. E la gente buona, brava, giusta, ricostruirà questo mondo, aiutato da questi esseri, da una tecnologia, altro che telefonini. Avremo una tecnologia milioni di anni più avanti di quella attuale. Quindi lei stia tranquilla e abbi fede. Una domanda veloce veloce. Aspetta, diamo spazio. O meno. Sei entrata a gamba tesa, ferma. Rispetta il turno, cioè dopo tu. Prego. Alfonso, tu sei Alfonso, vero? Certo, sono Alfonso. Ciao Giorgio. Ciao. Finalmente dopo anni ti rivedo di persona. Sì, hai detto una cosa bella prima, quella bastonata ti ha fatto bene. Grazie. Comunque, dai, sto scherzando. Ce l'ho detto io. Ci conosciamo da parecchi anni, dal 78-80. E quindi? La domanda che ti volevo fare, perché mi ha sorpreso una cosa che hai detto prima del tuo automedonte. Si chiama? Nibiru Arat Ra, che sono io. Nibiru Arat, che poi si riferisce... a un essere di... Sì, ma come nome simbolico, Nibiru, sì, e Ararat. Allora, la domanda è questa. Siccome tu, la gente qua sente parlare di Dio, sì, in questi anni che io mi sono un po' allontanato anche da te, diciamo, sì. Sì. Non mi sono rimasto fermo, ho fatto le mie ricerche, i miei studi. Giusto. Veramente uno che io ti seguiva, ascoltava, certo, condivideva, non condivideva, perché siamo umani, quindi giustamente... Ci mancherebbe. Allora mi è sorta questa domanda, perché la gente, penso che si chieda chi è questo Dio. Noi sappiamo che c'è una profezia che parla dell'antico dei giorni, che dovrebbe tornare, quindi parliamo di un essere fisico, non un essere così immaginario. Allora, questo antico dei giorni, visto che tu porti questo, diciamo, questo spirito che ti guida, che ti suggerisce, che ti ispira, usa il nome di Nibiru, che Nibiru può essere anche la terra promessa, volendo. Quindi, l'antico dei giorni è Dio della Bibbia, io almeno credo che sia lui, il Dio della Bibbia che si chiama Anu, che sarebbe il reggente di Nibiru. Questa è una domanda, tu cosa rispondi? A questa domanda non ti rispondo completamente, perché non è il tempo. Quello che ti posso rispondere è questo. Dio è lo Spirito Santo. Quello che voi chiamate Dio è il creatore di tutte le cose, e quello è uno solo, è il Santo Spirito. L'intelligenza onnicreante, l'energia onnicreante, quello è Dio. Poi ci sono gli dèi che lo rappresentano. Arat Ra è uno che lo rappresenta. Cristo è uno che lo rappresenta, eccetera, eccetera. Adonai è uno che lo rappresenta. Allora, lo Spirito Santo, che nel Vangelo Gesù raccomanda di non bestemmiare: se bestemmierete me, sarete perdonati.
Se bestemmierete Dio sarete perdonati. Se bestemmierete lo Spirito Santo non sarete perdonati. Ma perché fa sta differenza? Cristo nel Vangelo, non io, Cristo. Quindi ci vuole indicare, vuole dare un'indicazione che lo di fare attenzione di questa Trinità allo Spirito Santo. Perché? Perché è l'energia primaria, quello che noi chiamiamo Dio. Questo è quello che ti posso dire. Poi il resto del tuo studio profondo e colto su Aratra, il Dio Nibiru, lo faremo più avanti, perché adesso non è il tempo di farlo. Prego. Buonasera. Buonasera a tutti, mi chiamo Marcello. Ciao Marcello. Avrei due domande, una brevissima che vorrei rivolgere in particolare magari a Pier Giorgio, penso che sia la persona più indicata a rispondere, e poi una seconda che può essere rivolta a tutte e due. Allora, la mia prima domanda è una curiosità mia personale. Agartha, da chi è abitata? Vai Giorgio. Allora, Agartha intanto dobbiamo spiegare che cos'è, sì, perché sennò immagino di sì. Agartha nella mitologia, diciamo, è per una certa teologia, è il mondo delle tenebre ed è abitato dagli esseri che stanno scontando la morte seconda, cioè quello che San Francesco chiamava la morte seconda o che l'Apocalisse di Giovanni chiama la morte seconda, è un ritorno indietro dello spirito, lo spirito che continua a essere eterno ma che soffrirà nelle tenebre, soffrirà nella materia per tanto tempo. Questa è la morte seconda e quello è il luogo dove queste persone, questi esseri, questi se vuoi demoni anche, stanno scontando o vivono la loro vita. Quindi se parliamo di demoni parliamo anche di Satana. Ok, quindi è una, per adesso, è poi una non dimensione, ci sarà, dimensione non fisica. Non fisica, anche fisica per certi versi, ma delle tenebre, non della luce. E nell'aspetto, diciamo, fisico di questa realtà, sì, esistono delle entità, quindi sì, fisiche? Sì, esistono delle entità non tanto fisiche, disincarnati, mezze mezze, tra l'astrale e il fisico, che vagano e che sono in fase di purificazione. La mia seconda domanda diciamo completamente diversa, mi nasce così da ascoltando le domande del pubblico, che mi accorgo che a volte ci sono delle domande che partono da un livello di consapevolezza a volte più alto e a volte più basso, in quanto sento delle domande che sembrano quasi ingenue o comunque sia di persone che stanno forse iniziando un percorso di crescita. Sai, ognuno c'ha il suo, certo, livello. Ognuno parte dal suo livello. E quindi volevo fare una domanda che magari in qualche modo aiutasse anche il pubblico da casa. Io nel mio percorso di crescita o comunque sia scusate, sempre sentendo le domande del pubblico ricordo di altre conferenze, altri sì, convegni che ho potuto seguire magari anche in streaming e anche visto di presente, delle persone a un certo punto chiedono cosa posso fare io per cambiare, per aiutare questo cambiamento. Quindi sembra che le persone vivano un senso di impotenza, ormai non se ne esce, siamo nel baratro e sembra che non possano fare niente per cambiare questa realtà o quantomeno per dare una piccola botta e far deviare questo treno in corsa verso un baratro e magari fargli fare una curva e cambiare. Magari non serve neanche che scendano a salvarci, insomma, potremmo farcela da soli. Io nel mio piccolo ogni volta medito su quello che posso fare quotidianamente e allora vorrei condividere con tutte le persone anche da casa e dire che io nel mio piccolo ho scelto 3 anni fa, forse anche di più, di smettere di fumare, di smettere di bere alcolici, ma neanche a Capodanno. Sì, sì. Non mangio carne, sono vegetariano. Faccio meditazione e cerco di rispettare ogni giorno il nostro pianeta usando pochissimo detersivo, magari comprando quello biologico, sprecando meno carta possibile, perché ho vissuto, io
Vivo 6 mesi in Inghilterra e 6 mesi qua in Italia, in Sardegna, e vi posso dire che, secondo il mio punto di vista, l'Inghilterra, a differenza dell'Italia, è strapiena di persone che vivono... l'Inghilterra è un paese multietnico, come tutti sapete, quindi ci scontriamo anche con le diverse religioni, cioè non possiamo neanche fare questo discorso di Gesù, non lo capiscono, ci ridono in faccia. Io ci provo sempre a comunicare e a portare, a divulgare, ma mi becco anche pernacchie, a volte usano parole anche molto dure e offensive contro Gesù. È un personaggio che loro non rispettano assolutamente perché hanno il loro credo. E tornando su quel discorso, ci sono persone che fanno uno spreco allucinante del cibo, della carta, di qualunque cosa. Ecco, secondo me, io penso che tu sei 25 anni che fai, che porti in giro questo messaggio, penso che forse aver parlato anche alle persone, dire non fumate, perché il fumo inquina anche il cervello, non ci mette in connessione con i mondi spirituali sicuramente, l'alcol ci distrugge, distrugge le cellule, e le prime cellule che partono sono quelle del cervello, noi siamo antenne, siamo capaci di connetterci al mondo spirituale, ma se ci facciamo dominare invece dai bassi astrali che dominano queste droghe, veniamo indeboliti e quindi forse deviati anche dalla possibilità di connetterci a questi esseri che comunque sia ci comunicano, perché sono qui intorno a noi anche adesso. Penso quindi che forse integrare ogni tanto, quando una persona magari lo chiede, cosa posso fare? Agire nel quotidiano, distruggendo magari il business di queste multinazionali che ci stanno uccidendo con il fumo, con l'alcol e quant'altro. Grazie. Volevo sapere cosa ne pensavi tu, a proposito, se può essere un'iniziativa positiva negli anni a venire della tua, diciamo, del tuo messaggio. Grazie. Grazie a te. E dal 1989-90 in tutti i centri spirituali che io ho fondato in tutto il mondo e che ancora ci sono, che noi chiamiamo Arche, quello che hai detto tu è una delle regole, delle decine di regole che abbiamo dentro il nostro centro da rispettare. Quindi sono 25 anni che io predico quello che tu in sintesi hai detto. Se non me lo senti dire nelle conferenze di massa è perché ho realizzato questo. La mia missione è traumatizzare lo spirito, risvegliarlo. Nel momento in cui l'ho risvegliato, se ci riesco, passiamo allo stadio successivo. Ciao carissimo. Lo stadio successivo poi è quello di fare delle azioni concrete nella società e quindi dare la faccia, e poi curare la persona fisica, psichica e spirituale. Cioè io devo essere coerente con una buona alimentazione, con rispetto della natura, non inquinandola, non drogandomi con alcol o fumo e quant'altro, quindi sono coerente per poter dare un messaggio. Però vedi, questo va passo per passo. Se io ho 2 ore a disposizione, con 2000 persone, intanto io devo fargli conoscere l'amore di Cristo, devo dire la verità di come sta andando il mondo nella catastrofe, devo dire che Dio può intervenire con amore e con forza, insomma io devo presentare il quadro generale della situazione. Nel momento in cui la persona può fare una scelta e dire io voglio partecipare concretamente alle vostre attività, allora poi passiamo a questo. A questo ti ringrazio che tu mi dai la possibilità che io posso dire alla gente, se voi partecipate con noi in delle iniziative, noi contempliamo questo modo di vita, di non fumare, non inquinare, cibo biologico, biodinamico. Però attenzione caro fratello, è solo una piccola attenzione che ti voglio dare. Tu hai detto una cosa, a casa mia noi mangiamo tutto naturale, e la Coca-Cola la mia bambina non sa cos'è la Coca-Cola. Quando la vede dice ma che è quella roba, non lo sa e non lo vuole sapere, tanto per farti un esempio. Però attenzione, tu prima hai detto
Cioè io mi compro il cibo biologico, ma perché c'hai i soldi? Molti migliaia di miei fratelli in Sud America non ce l'hanno e fanno parte del mio percorso spirituale. Giorgio, non ho i soldi per comprarmi il biologico, cosa devo fare? Fatti il segno della croce, ditti un Padre Nostro e comprati la scatoletta di carne, vedrai che non ti succede niente. L'importante è che fai le opere. Questa è la mia politica. Però io ringrazio Dio, attenzione, scusami, ma se ho la possibilità, che la Madonna, il cielo mi fa la grazia di darmi 5 euro in tasca e comprarmi invece con questi 10 euro in più che mi trovo, non mi devo comprare il pacchetto di sigarette, sono scemo, devo comprarmi l'alimentazione non biologica, biodinamica, che è ancora più spirituale. Prego. Salve. Torniamo un attimino a Gesù. Certo. Gesù è venuto, ci ha ricordato che siamo tutti quanti figli di Dio. Sì. Ed è l'unigenito. Certo. Lui ci ricorda che siamo suoi fratelli. I mistici ci ricordano a loro volta che praticamente anche noi nel seno del Padre siamo l'unigenito. Sì. Quindi la domanda è: se i mistici ci ricordano che anche noi siamo gli unigeniti e che dobbiamo incarnare lo spirito di Cristo, visto che Cristo è venuto per ricordarci questo, come si può pensare a una seconda venuta di Cristo al di fuori di noi? Cristo la seconda venuta la fa quando noi lo incarniamo. E un'altra cosa. Ipotizzando che Cristo sia qui di fronte a te, ti faccia la domanda che ha fatto a tutti gli apostoli: tu chi dici che io sia? Allora, per quanto riguarda la prima osservazione, Cristo la condivido totalmente, non ho niente da aggiungere nella questione teologica che lei ha espresso. Mi permetto di aggiungere nell'atto concreto che Gesù nel Vangelo non solo parla di se stesso che ritorna con potenza e gloria, ma ci sono elementi esterni che fanno parte di Cristo, cioè i suoi angeli, che quando vedono Gesù che ascende al cielo fisicamente di fronte agli occhi degli apostoli, gli apostoli piangono. Questo è nel primo atto del primo capitolo degli Atti degli Apostoli. Gli apostoli piangono e gli angeli, gli esseri di luce, dicono loro: perché piangete? Vedete, questo Gesù, così come vi è stato tolto, nello stesso modo ritornerà. Quindi lì non c'è ombra di dubbio nell'interpretazione. Noi non possiamo mettere la frittata dove ci pare. Cristo ritorna scendendo dal cielo con potenza e gloria e con il suo corpo risuscitato. Poi se noi vogliamo interpretarlo come ci pare, non c'è problema, io rispetto. Però io mi attengo a quello che c'è scritto, non solo che c'è scritto, ma al fatto concreto. Ci sono due elementi nel Nuovo Testamento che parlano del ritorno di Cristo: se stesso agli apostoli in Matteo dice io ritornerò con potenza e gloria, ma pur non essendo soddisfatti di questo, ci sono elementi esterni che parlano della sua venuta fisica, cioè gli angeli. E quindi io le devo dire che certo che noi dobbiamo incarnare il corpo di Cristo tutti uniti, ma Gesù di Nazaret, personificato da Cristo, tornerà, si farà vedere di nuovo come si è fatto vedere 2000 anni fa. Questo l'ha detto lui. No, nessuno ovviamente, non si sa. Con il suo corpo risuscitato. La seconda domanda che lei mi ha fatto: voi chi dite che io sia? Non l'ho capita bene. Io, se avessi Gesù qui davanti e lui mi direbbe tu chi, e io gli risponderei: tu sei il figlio di Dio. Veramente io le devo dire una cosa, caro fratello, questo a me è successo fisicamente, perché io l'ho visto fisicamente Gesù e lui ha mangiato con me il pane e quindi io gli ho baciato le mani e i piedi e l'ho riconosciuto come l'unigenito figlio di Dio. Non mi ha fatto la domanda tu chi pensi che io sia, perché non c'era bisogno, io sapevo che lui era Cristo e si è seduto nella
nella tavola di casa mia, mi ha dato un pezzo di pane, io gli ho dato un pezzo di pane a lui, mi è uscito questa frase ingenua, banale: Signore, mangiamo il pane, perché non sapevo cosa dire, perché mi è sceso dal tetto. E lui mi ha detto: figliolo, ricordati di mangiare, che dobbiamo mangiare il pane della vita. Quindi io, al di là di parlare della profezia che torna, non torna, e la signora mi dice come tornerà, io l'ho visto Cristo. Per me Cristo è già tornato, solo che sono uno dei pochi nel mondo che l'ha visto. Lo capisco, ma l'ho visto. Che faccio? Mi devo suicidare perché l'ho visto? Io posso essere solo felice. E mi ha detto di dirlo. E io lo dico. Quindi il Signore che mi ha fatto la domanda, adesso io, sì. Lei mi ha fatto una domanda e la ringrazio, adesso io le dico a lei, si prepari perché avrà l'onore e la gioia di vedere Gesù e di toccarlo con le sue mani. Tutti lo vedrete, questa è la mia più grande gioia, non è che io sono il privilegiato, lui mi ha detto io mi farò vedere da tutti i tuoi fratelli nel mondo. Signore, più regalo di questo io non posso ricevere. Così siamo tutti matti, non ero solo io matto. Sì, fratelli nel senso universale, certamente. Allora facciamo, adesso non lo dirò più, dirò di tutte le tue sorelle nel mondo e ci includiamo anche noi. Sì, ho visto anche la Madonna, sì. Cioè veramente è stata la Madonna di Fatima a darmi questo miracolo. Prima di vedere Gesù ho visto la Madonna. Poi le mie visioni sono continuate quasi sempre con Gesù. Sì, di più con Gesù. Però ogni tanto ho questa visione bellissima di questa madre meravigliosa. L'11 maggio dell'anno scorso ti ha detto che ha lasciato libero il braccio. Ha lasciato libero il braccio di mio figlio. Ho lasciato libero il braccio di mio figlio, quindi la giustizia. Sì. Però veda signora, io sono contento della giustizia di Dio, perché così i poveri, i semplici avranno finalmente il ristoro. Tutti questi poveri disgraziati schiacciati con i barconi, questi bambini che muoiono di fame, questi ragazzi che scappano di guerre fratricide, morti, violenze, se loro avranno giustizia io posso essere solo contento. Ancora no, ma la dobbiamo chiedere. No, io vi dicevo, a volte ho dei dibattiti accesi, come che noi, come che chiedere giustizia è un delitto, ma questa gente poveretta nasce in luoghi dove c'è l'amore. Pensate alla Palestina, alla striscia di Gaza, 100 chilometri, 1,5 milioni di persone che non ha acqua e luce tutto l'anno, se muore di freddo o di caldo, viene bombardata continuamente per ragioni politiche che non stiamo qui a parlare, perché sennò ci perdiamo. Fra il conflitto Palestina-Israele, questi bambini che poi diventano ragazzi, uomini, ma che hanno visto della vita? Morte, non hanno l'acqua, non hanno la luce, non hanno soldi. Quindi se Dio farà giustizia, cioè finalmente noi, se no mi devo sentire uno sporco egoista. Io sto bene, la mia famiglia sta bene, non mi manca da mangiare, quindi se chiedo giustizia mi viene la paura, non è che il Signore mi leva meglio, lo dà a quelli. Ma anche se fosse così, è giusto, se loro non hanno avuto niente. Io ho 52 anni, famiglia per bene, sono cresciuto, ho studiato, sono giornalista, sono persino stigmatizzato, ho avuto tanti soldi, poi me li sono finiti, ma adesso sto bene, cioè mi leva tutto. Devo ringraziare se lo dà a quei poveri disgraziati. Non dire, ah, ma perché? Questo è i miei dibattiti accesi che ho. Ma guardo la mia stessa Sicilia, non devo andare in Africa. E a Palermo io c'ho borgate dove i bambini non sanno che cos'è vivere, che hanno i genitori in galera, e le mamme in mezzo alla strada e si devono prostituire, quindi li dobbiamo raccogliere e darli al padre missionario. Cioè quei bambini, se viene la giustizia, che ben venga, no? Sì, ci sono stato. Penso che è bellissimo, però cosa penso di cosa penso di Medjugorje? Penso bene che la Madonna, io cosa posso dire dove appare la Madonna? Penso bene, benissimo, straordinario, però signora, ma
Lei stasera mi ha sentito dire che è tutto bello, il mondo è bello, una bella pace, siamo tutti felici. E quindi perché i miei amici, fratelli, veggenti devono dire sempre tutto bello, che bello, che bello? Ma... E allora mi preoccupo se glielo dice la Madonna. Mi preoccupo, perché a me la Madonna non mi dice che è tutto bello. Io vedo la Madonna che lacrima sangue. Vedo che suo figlio... E allora che lo dicano, io vorrei che, io non ho dubbi che la Madonna appaia, io ho dubbi che loro sono condizionati da questo clero che gli impone di stare caoti. Ma perché caoti? Dobbiamo dire la verità, lì nella Bosnia ci sono stati 500.000 morti, e se loro avessero detto pentitevi, cioè, forse si sarebbe, non lo so, insomma io la penso diversamente, però credo tutto, ci sono andato, è un posto divino. Il modo di dire sempre che è tutto bello, così quando ci va, mi scusi, io faccio battute, se ci vanno i Berlusconi, la sua famiglia, e quella gli dice che è tutto bello, quello se ne va a casa tutto contento, allora sono bravo, quindi tutto a posto. Invece se ci va e gli dice, oh stai attento, non è tutto bello, vedi che te ne vai all'inferno se ti comporti male, magari quello ci pensa. Ecco, questa è la differenza, dobbiamo dire la verità, la verità. Non lo metto in dubbio, ma non voglio né giudicare né criticare. Siccome la signora mi ha detto cosa ne pensi, questo penso. Penso, lei però deve essere contenta, ci credo, è bellissimo. Ho fatto solo qualche osservazione. Non è niente. C'è una domanda qui. Prego. È una domanda che avrei voluto, buonasera intanto. Buonasera. Una domanda che avrei voluto fare allora, però... C'è un ordine da seguire, quindi va bene. Okay. Riagganciandomi alla reincarnazione, sì. Ho parlato poi anche sì, della, silenzio. Dell'ascesi del Cristo. Io volevo invece sapere quando nel credo si va a parlare della risurrezione del corpo, cosa lei ne pensa? La seconda domanda è questa invece. Questo mi è sempre venuto da pensare, soprattutto quando durante una funzione religiosa uno si trova a dover partecipare alla comunione, al sacramento quindi, e a dovermi chiedere se il Cristo fosse stato lì in quel momento al posto del sacerdote, mi avrebbe concesso l'Eucaristia senza confessione. No, la seconda non l'ho capito bene, se me la può ripetere per favore? Allora, la seconda domanda. Sì. Trovandomi a una diciamo una messa, una funzione religiosa. È a mo' di domanda o un fatto che mi sta raccontando? No, è a mo' di domanda. A mo' di domanda. Cioè, quello che io mi sono sempre detto, ho detto, ma Cristo me l'avrebbe negata senza una confessione, come si dice, tu se non ti confessi non puoi prendere l'Eucaristia. Il Cristo me l'avrebbe negata l'Eucaristia in questo caso? Inizio dalla seconda, perché la prima è solo una questione teologica che non è importante, la risurrezione del corpo, reincarnazione, resurrezione, che importanza ha? Quando torna Cristo lui instaurerà il regno sulla terra e poi vedremo che cos'è la resurrezione, la reincarnazione, non è importante. Invece la seconda è importante. Si risorge con lo spirito, nel pentimento, nel ravvedimento, anche con il corpo. Ma la cosa più importante è l'anima. Senza lo spirito non c'è niente. Infatti Gesù diceva, non vi dovete preoccupare nemmeno se vi ammazzano. Vi dovete stare attenti se vi rubano l'anima. Lo diceva Gesù. Anche che vi uccidono, non vi preoccupate. Al massimo vi possono ammazzare. Beh, insomma, però... però non vi possono togliere l'anima. Quindi Gesù ci raccomanda sempre di stare attenti a non vendere l'anima al diavolo, percossi, ma non vendere l'anima al diavolo con la lussuria, con la degenerazione, con il crimine, questo è vendere l'anima al diavolo. Quindi risorgeremo, non si preoccupi. La seconda domanda è più bella, cosa farebbe Gesù? Gesù ha dato la comunione simbolica a uno che aveva ammazzato, è un criminale assassino,
solo perché gli ha detto: Signore, prega tuo padre per me che sono un disgraziato. Quello che era vicino nella croce a lui. E Gesù, quello non si è confessato di niente. Gli ha detto: prega per me. E Gesù gli ha detto: tu oggi vieni con me in paradiso. Quindi, ed era un disgraziato criminale, delinquente, assassino. Lei, che forse magari non si confessa, è una brava persona, certo che le dà la comunione a Cristo. Al 100%. Salve. Salve. Tutta la sera che sento una sorta di rincuorare noi, dicendo: tranquillo, lo vedrai, quando tornerà lo vedrai. Sì. Quasi come se questo deve succedere nel nostro... sì, presto, cioè, presto. Cioè nel nostro ordine di anni, voglio dire. Oppure vero. Nella nostra prossima vita. Cioè, io penso questa vita. Però poi la seconda domanda era, così anche a modo di curiosità, mi piacerebbe sentir raccontare il primo momento quando ho ricevuto le stimati, il primo incontro con Maria. Grazie. Prego. Allora, Cristo probabilmente si manifesterà, lo vedremo, anche se abbiamo una certa età, però io non so l'ora e il giorno, non me l'ha detto a me e non me lo deve dire, perché nel Vangelo c'è scritto che nessuno conosce il giorno e l'ora. Il mio primo incontro è stato il 2 di settembre del 1989. Avevo 26 anni e sono andato a Fatima alle mezzogiorno di fronte alla quercia che Pier Giorgio mi pare vi ha fatto vedere. Sì. E lì io mi sono inginocchiato e ho visto questo essere bellissimo, questa madre celeste che mi è apparso, e ho visto due raggi luminosi uscire dal petto, qui dal centro del suo petto, che aveva questa veste lunga, e aveva una rosa nel centro del petto, una rosa. Quindi vedo questi due raggi che mi colpiscono qui le mani. Io le mani non ce l'avevo così, erano normali. E allora quando questo raggio colpisce le mani, che poi anche la parte superiore perfora, in quel momento che ero inginocchiato, tutti vedono il sangue. Ma nessuno vede la Madonna. Siccome c'erano due amici spagnoli che mi accompagnavano, c'era anche gente che pregava, c'è stato un po' di allarmismo, ma non tanto, un pochino. Vedevano sto ragazzo che sanguinava, mi hanno portato a fasciarmi, eccetera, e da lì la Madonna intanto mi aveva detto che io avrei avuto una missione, che dovevo girare il mondo e se ero disponibile a soffrire. Io gli ho risposto di sì, che potevo rispondergli di no. Certo, potevo rispondergli di no, potenzialmente, ma gli ho risposto di sì, e quindi da quel giorno inizia, chiamiamola, questa odissea. Sono passati 26 anni, e quindi poi dopo sono tornato a casa, mi sono venuti nei piedi, le stimmate, poi nel costato, e poi nella fronte, lacrimazione di sangue, insomma io sono diventato una specie di lazzaretto. Dopo mi è scomparsa questa della fronte, cioè mi appare a tratti qui anche le lacrimazioni, invece queste nelle mani, nei piedi, non se ne vanno mai, e nel costato. Non mi sono mai scomparse in 26 anni mani, piedi e costato, invece altre stimmate mi sono scomparse e mi riappaiono ogni tanto. Queste invece sono costanti nel tempo, quindi io ho dovuto apprendere a camminare in un certo modo, un po' storto, non posso sollevare pesi. Comunque, tutto sommato sono qua, sono anche un soggetto normale, nel senso che ho le mie malattie, però queste parti del corpo sono come se non c'entrano niente col mio corpo, non si infettano, niente, pure io mi ammalo, ho le mie malattie, ma queste parti qua sono così, miracolate, per me è un miracolo. Infatti io, ritornando alla domanda di una persona che mi ha fatto della trasmissione, io quando vedevo a quel povero disgraziato che si feriva le mani, per me non voleva nemmeno rispondergli, ma uno per 26 anni riesce a fare questo, è un genio se fa una cosa del genere, per 26 anni tutti i giorni viaggiando per il mondo, quindi già è ridicolo l'impostazione. Se io
questa storia fosse iniziata 2 mesi fa, e allora ci sta. Insomma, 26 anni sono 26 anni. Quindi devo vedere a un laureato, un fisico, un chimico, che vuole dimostrare che questo può essere un trucco. Ma certo che può essere un trucco, ma non nel mio caso. 26 anni di ferirmi, e comunque non mi sono ammalato mai, anche lì già sarebbe un miracolo, un pochino perverso però. E vabbè, comunque poi ci sono state tante apparizioni, e quindi ho capito che questo segno è legato al messaggio di Cristo. Poi mi sono chiuso, cioè io, una volta che l'ho mostrato in tutte le televisioni del mondo, eccetera, poi per me il mio percorso si è quasi concluso, di fatto. E mi sono concentrato a fare qualche cosa di concreto, perché sai, uno parla, ma insomma, alla fine. Quindi ho creato qualche centro per aiutare i bambini, e poi in Sicilia, dove adesso vivo, cosa può fare un siciliano vero cristiano se dice di essere cristiano? Deve combattere la mafia, se no che cristiano è? E io come faccio a combatterla? Non ero poliziotto, non sono magistrato, non sono professore. Ho studiato e sono diventato giornalista. E ho fatto il giornale, e questo lo dico con grande arroganza, il numero uno in Italia contro la mafia, che si chiama Antimafia 2000. Che ha redattori, professionisti, giornalisti. Per me, tra i giornalisti, forse il migliore in Italia è sicuramente Lorenzo Baldi. I genitori sono qui e sono onorato che sono qui. Giornalisti editorialisti, insomma, si è fatta una bella strada, e facciamo il nostro dovere. Quindi per me il messaggio di Cristo con le stimmate deve essere concreto. E quindi mi sono un po' chiuso nel lavoro, diciamo, concreto, e il misticismo, ecco, oggi è l'occasione che ne posso parlare, ma non è che io tutti i giorni mi metto a parlare di stimmate. A me mi piace parlare di Cristo nel concreto, fare le cose più che parlare. Ecco. È un giornale locale? È un giornale online, quindi è cartaceo ogni 6 mesi, ma poi è un quotidiano online, Antimafia 2000. Diciamo è il più all'avanguardia per quanto riguarda la lotta alla mafia, senza dubbio è questo. Sì, se infatti entri Antimafia 2000 trovi le notizie quotidiane per quanto riguarda la lotta alla mafia. Prego. Ecco, io volevo... L'ultima domanda. Sì, l'ultima, chiudo io. Ho aperto la penultima. La penultima domanda. Perché un italiano avrebbe avuto una mentalità diversa dalla sua. Arriva Gesù Cristo, come minimo, mi faccio dire la schedina vincente, i numeri del cellulare da lotto. Quindi è strano che lei non abbia questa mentalità da italiano puro. A questo punto, se posso approfittare, se dovesse rivederlo, se me li può dare i numeri. A volte penso proprio di dare i numeri. L'ultima domanda, e così poi l'ultima. Ci concediamo. Okay. Abbiamo parlato di tante cose, abbastanza articolate e complesse, e quindi mi viene forse spontaneo, cioè avevo da prima questa domanda, ma l'uomo che progetto è? Cioè, perché è stato tirato da Dio, cioè è stato messo sulla terra, se era un progetto probabilmente fallito? Cioè Dio poteva sapere che era un progetto che non poteva andare bene. No, non è un progetto fallito. Vedi, noi abbiamo dei parametri al momento... dei parametri molto piccoli rispetto al progetto di Dio per quanto riguarda noi. Dio ha un progetto per quanto riguarda noi straordinario e vasto, bellissimo, serio. Però noi abbiamo dei parametri molto limitati nel momento in cui viviamo l'incarnazione. Noi siamo incarnati, abbiamo un parametro di 100 anni, al massimo leggiamo la storia
con i libri di qualche migliaio di anni, ma Dio ha un progetto di milioni di anni che riguarda l'evoluzione dell'uomo. Quindi tu non la devi vedere così, la devi vedere nel guardare il progetto a lunga scadenza, che poi non avrà scadenza, cioè il progetto nell'evoluzione. Quindi Dio ci ha creati per rendere, intanto ci ha creati unici affinché noi possiamo dire, come dice Lui, io sono. Poi ci ha creati dandoci la cosa più grande che ci poteva dare, la libertà, e poi ci ha creati per farci divertire. Siamo noi stupidi e cretini che non ci vogliamo divertire, essere felici, gustare. Lui ha creato un grande, immaginati questo grande circo, questo grande teatro. Lui ha creato un grande teatro dove la cosa più bella è che tutti ci possiamo esibire, tutti ci possiamo applaudire, tutti possiamo essere felici e tutti possiamo esprimere la nostra creatività. E questo teatro è l'universo. Quindi alla fine qual è il progetto di Dio? Aver creato un essere con gioia e amore affinché questo essere possa godere, essere felice, divertirsi eternamente, giocare, divertirsi. Quindi praticamente Dio è un grande giocherellone, solo che ha rischiato, ma sapeva di rischiare, quando ci ha dato la libertà. Però secondo me, sto parlando di quello che penso, non di quello che mi è stato detto, perché io anch'io ragiono. Quindi ha rischiato dandoci la libertà. Però alla fine, siccome è Dio, anche il rischio è un divertimento per Lui, no? E quindi anche competere con noi lo fa sentire vivo. Che se Dio avesse avuto gente che ubbidisce, dove non c'è niente, tutto bel nulla, c'è una grande noia. Quindi questa grande battaglia tra noi e Dio affinché noi realizziamo Lui in noi è la sua più grande opera d'arte. Adesso però abbiamo esagerato, adesso noi stiamo rompendo i tendoni, stiamo facendo uscire gli animali fuori dal circo che Dio ha creato, stiamo sporcando le stanze dei giocolieri, stiamo facendo iniezioni di malattie agli artisti, agli attori, e Dio si sta incazzando, ha detto no, un minuto, adesso riportiamo tutto alla normalità in modo che voi siate felici e cominciamo a divertirci di nuovo, questo per sempre. Grazie. Arrivederci.